Amici della IRF, buonasera, bentornati ai canali IRF Channel, è il vostro rifugio alzare in cabina di commento e finalmente il ritorno della mia braccio destro, il mio buon compagno di viaggi, delle live della scorsa stagione, ma anche dell'altra, il nostro buon Loris Badacchi. Ciao Giulio. Ciao Gio, ciao, buonasera a tutti. Bentornato in RVL, ovviamente colgo l'occasione per ringraziare sia Shark e sia Manuel per avermi accompagnato nella prima e nella seconda gara. E salutiamo anche il nostro Nanni. Ciao Nanni, buonasera. Allora, Ciao Giulio, Nannuzzo. allora, Giulio, è il terzo Gran Premio. Siamo a Melbourne, Australia. Sappiamo tutti che è una pista bella, piace a tutti, grosso modo. Su 63, penso, buone cinquantina di persone, penso può piacere perché alla fine. Io la considero una pista abbastanza semplice, Giulio. Non è una pista complicata, anche perché dopo aver tolto quella chicane che a mio modesto parere era bella, ci stava tutta, però. Beh, io Però la dai, preferivo prima, eh? Io la preferivo, io l'ho infatti. sempre detto che io prima la preferivo rispetto perché adesso con quel rettilineo, boh, ho perso un po' l'essenza sta pista, però va bene, cioè così ci atteniamo, che Diciamo che quella chicane, già al secondo anno, insomma, senza chicane, ti devo dire che ha cambiato un po' le strategie delle scuderie, del pilota in sé per sé, perché comunque con quella chicane si può avere anche la possibilità di guadagnare leggermente più scariche, insomma, quindi è un rettilineo molto lungo, con zona DRS, anzi doppio DRS, perché lì sì, tre, praticamente. cioè, sì, ce n'hai uno dietro quell'altro in quel punto lì, sì. Quindi. Comunque, dicevo giù, RVL, sei ritornato a commentarla, le sensazioni per le prime due gare che hai avuto, insomma, grosso modo è un po' quello che abbiamo lasciato la scorsa Un po' quello che stagione. abbiamo, bravo, bravo, un po' quello che abbiamo lasciato la scorsa stagione, cioè qua il livello è altissimo, tutti quanti molto vicini. E quindi quasi veramente cioè, tutti col coltello tra i denti in continuazione. Però si deve andare un pochettino una calmatina perché siamo all'inizio, sai, si comincia già così, diventa duro arrivare in fondo. Intanto salutiamo Ciuffo, salutiamo il nostro Shark, salutiamo anche Mattia Mala. Intanto Ciuffo dice: Gio, ma che cazzo dici? Cioè, questa pista a me non piace, fa schifo. Vabbè, io ho Ma detto infatti no, lui fa parte di quelle 10 persone che. io ho detto non tutti, però la maggior parte piace. Beh, insomma, dai, ci stanno piste molto peggiori. Vedete, mo quella no, tra la settimana prossima ci spostiamo nell'Asia, che conta, diciamo, Giappone e Cina, quindi Beh, lì. diciamo che dalle prossime iniziano le piste un po' vere, dai. Sì. Ecco. Quindi a me non piacciono. Comunque, il primo a lanciarsi è il nostro pilota, che è sicuramente stata una delle sorprese dell'inizio stagione, Giulio. Assolutamente, Il nostro assolutamente. pole, ha fatto registrare praticamente gare eccezionali con una pole, con una vittoria. Se non sbaglio, praticamente lui andava sempre a podio. Se non No, sbaglio, due, mi sa che allora, due se non sbaglio, deve avere due vittorie all'attivo, due su due. pole ha due vittorie, eh? Eh sì, te Non me lo lo dico ricordo adesso. subito. Prendo la Già che ci classifica. siamo, andiamo a Eh prendere la sì, eh. classifica, Eh sì, infatti. Paul. Allora, prendiamo la classifica, adesso vediamo, aspettiamo il tempo di Paul di riferimento 16-8. 16-8 Ok. pole. Ok. Porco Giuda. Bel tempo, inizia Cioè, già allegro il ragazzo. ragazzi, pole 16-8 in Q1. Praticamente la butta lì, dice: ragazzi, io voglio far capire stasera, insomma, che quello che avete visto nella gara di Arabia Saudita e Bahrain non è un caso. E eccolo Non lì è un caso. che schiaffa Beh, 1-16-8. ricordiamo che cioè, il colpo grosso che ha fatto Paul nel draft è quello di avere come mentore nel team Ultra Andrea. Quindi c'è tanto, cioè, una persona che comunque ti aiuta veramente tanto, ti insegna e ti insegna veramente tanto. Io ho avuto modo l'anno scorso di avere due o tre dritte da lui che mi hanno aiutato parecchio un paio di piste, tanta roba, Tanto Andrea. salutiamo il nostro Giubbaghetti, il mio buon caro pilota Giubbaghetti, il nostro capo, il boss, che in questo momento è fermo in pit lane. E Nani dice che il tempo è altino. Vabbè, se nel RVL noi sposiamo sempre i tempi del RVL simili a quelli del RVA, quindi sì, magari ieri Ultra Andrea a parte che ha fatto su 1:15:08 subito in Q1 con gialla, così. Quindi è un tempo, penso, quasi da EA Sports, Giulio, porco Giuda, perché Beh,
fatto un tempo ieri Andrea, cioè, lasciamo perdere, comunque fuori da ogni contesto. Tanto comunque due... comunque ti dico, Lillo aveva, che poi ce l'ha nullo, però era andato a vedere un attimino lui, aveva fatto 17-1 con gomma gialla, Ha fatto già meglio di me di ieri, cioè io ho fatto 17, lo stesso tempo Tetano con un decimo di vantaggio, quindi o è io che guidavo come uno schifo, vabbè. Comunque allora Pingu, andiamo a vedere, c'è anche Pingu che ha lanciato, c'è anche Mattia, ma se non sbaglio il primo, no Mattia Mattia sta facendo destra e sinistra, non so il perché. Rimaniamo su Pingu perché sennò Pingu anche con 100% di erse, quindi sta facendo un doppio giro di lancio. Quest'anno ho notato che in tanti adottano questa strategia di fare un giro, cioè mettere un po' più benzina, fare un giro lanciato, poi ricaricano e poi ne fanno un ulteriore. Tanto Nanni dice che sono una sedia, confermo e sottoscrivo Nanni, c'è ragione, quindi il prossimo anno io mi butterò in RVL, sappiatelo. Tanto parte il giro di Lillo. Allora, nel frattempo che rimaniamo sul giro di Lillo, ti dico di... Ti le classifiche. La classifica, sì, bravissimo. Allora, come dicevamo prima, infatti, vediamo, la classifica piloti dell'RVL vede Paul a pieni punti con 50 punti, seguito da Ciuffo 27, Tartaruga 17, Achille Bevi 17, Tano Leclerc 16, Gambaro 15, il nostro Giudap 13, Pingu 13, Cardu 12, Gabbo 12, Mirko 11, Gioiello Peppe, ma io quanta gente che c'è, quanti hanno con gli stessi punti, Gioiello Peppe 11, Mommo 10, Mascelleria 8, Adelante Poccio 6, Nanni 5, Lillo 4, poi ADL, Mattia e Tommy a 0 punti. E diciamo che la classifica scuderia è un po' quello che ci farà, che vedremo la lotta di quest'anno, cioè Ferrari e Haas. Sì, Haas, Ferrari 63-44, poi McLaren 39, poi c'è Kick, Red Bull, la Red Bull, la Aston Martin, la Mercedes, l'Alpine, la Visa e la Williams. Tanto Gioiello Peppe 1-16-6, si stanno facendo un po' rivedere adesso i piloti della Red Bull 1-16-7 per la Visa Cash, il tuo pilota Giulio Lillo con caro Lillo con gomma gialla, con gomma gialla, attenzione al Lillone. Tanto vado a mettere il dettaglio della gomma, giustamente. Intanto da Pingu e da Mattia piove, perché 22 e 34 no, ho fatto il giro di lancio, doppio giro. Allora, dicevo, Giulio Peppe ha fatto 16 e 16, dicevo, i piloti da Red Bull che sono i Beniamini, i miei ex Beniamini, diciamo, della scorsa stagione, sono da quest'anno piloti ufficiali da Red Bull, nonché agli ordini del buono caro Ciuccia Rodelle, insomma, che... Tano e Gioiello la prima gara un po' così, l'anno scorsa gara diciamo si sono un po' rifatti sotto, stato 16-6 per ADL, e piloti che secondo me possono togliere soddisfazione a Ciuccia Rodelle, perché insomma la coppia Gioiello-Tano per me è sempre stata considerata una buonissima coppia, Giulio. Beh, allora, l'anno scorso è stata una delle coppie dell'RVL, penso la più equilibrata, la più concreta, comunque ha sempre portato abbastanza punti, punti anche pesanti, quindi è quello che ti ha fatto poi anche, secondo me, sì. Sia lì che nell'RVS, soprattutto l'RVS, però anche qua l'RVL ti ha fatto vinto, ha portato a vincere, sì, il Corporazioni l'anno scorso. Ha giocato parecchio a favore, sì, confermo. Sì, perché comunque Tano, ok, non sarà velocissimo in qualifica, però in gara l'anno scorso è sempre, cioè c'era sempre, lo potevi mettere tranquillamente sempre nei primi quattro, che sapevi che c'era. Tanto Reggio, il tuo sbaglio, Reggio è la Wild, la mia Wild. Non l'abbiamo specificato, specifichiamolo, insomma, c'è una Wild sola, se non sbaglio. Sì, Nanni, hai ragione, perché prende posto di Nanni, che purtroppo ha avuto un inconveniente, un infortunio. Che c'è, infatti ci sta seguendo, infatti. Si è fatto male alla schiena, purello. Non è più un pischiello di una volta. Invecchiano anche loro. Grande Gio. No, mi spiace tanto perché comunque non sta benissimo, quindi gli faccio gli auguri. Dai, tanto rientrerà più forte di prima, sicuramente. Sì, rientrerà più forte di prima. Allora, Tarta, Ciuffo, Gabbo, Tommy e Momo sono gli unici a non aver fatto segnare un loro crono personale. Arriva adesso una Williams, se non sbaglio, mamma, si sta rilanciando un'altra volta di nuovo la Williams di Mommo, sta arrivando Tartaruga, ma sta arrivando anche Ciuffo, no, Ciuffo è rientrato in pit lane, sì,
Quindi sta arrivando il buon tartaruga con gomma rossa. Tartaruga che era solito girare in cuneo con le gomme più dure. Adesso sembra un altro tartaruga, quindi Beh, chissà. sì, un tartaruga 2.0, 17.4, è 17.4 è tempantino. altino, altino, È altino, 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 è molto altino, altino. altino, è molto altino per rispetto agli altri suoi, diciamo, piloti della RVL. Gabbo è in settore fine Q2, fine Q2, sì. Sì, Fine 3-2, settore 2. Oh, nullo, taglio. nullo. Fine Peccato perché Q2. aveva fatto un bel settore centrale. Peccato perché. Gabbo uno di quelli che secondo me si deve ancora accendere. Sta con stint giallo, però Gabbo secondo Sì, me. sì, sì. Beh, Gabbo quest'anno vedendo anche dai. Aspetta. Come fa a vedere il casco di Lewis Hamilton? Glielo devo chiedere a Gabbo. Tanto. Ma salutiamo Manuel che dice tanto d'arte esplode. Annaggia. Manuel! Comunque. Mammo, 1.16, Mammo! 1.16 e 6, a pochi millesimi in più rispetto al pilota della Red Bull, Giochielo Peppe. Poi abbiamo detto addio e poi c'è Lillo lì che ha fatto di tua 3 giri con quella gomma facendo 16 e 7. E attenzione a Lillo, attenzione Eh sì, a attenzione a Lillo. Intanto c'è stato il Lillo. ruggito del campione in carica, eh. Attenzione a Lillo, che okay, è il nostro. Se non sbaglio, chi è che ha vinto la RVL? Mica mi ricordo, è Mommo. Mommo, 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 mommo. c'ho avuto un attimo un lapsus perché ho letto adesso Gambaro. Ho fatto Gambaro, ora ha vinto 2 anni fa, che si è di Giova, quindi a posto. Ma Mommo, ultimamente. Quant'era i punti della cosa della campionato piloti? Te lo dico subito. Allora, Mommo è dov'è qua? È a 10 punti. Mammo, è vero che dopo 2 gare 10 punti sono pochini, quindi siamo ancora all'inizio, insomma, sono 25 gare questa stagione. È lungo il campionato, insomma, voglio che ti fa punti. Poi col fatto che da quest'anno abbiamo messo la regola che fino al 15° posto si può raccogliere il punto, che secondo me è buono, veramente, sta cosa io la spoglio. Magari la metto pure in realtà, guarda che ti dico, Giulio. Cosa? Non ho capito. Dico, magari la Scusami. mettessero pure nella realtà, il fatto che mi Allora arriva poi. a. Allora poi. E già che comunque anni fa si arrivava fino al sesto a No, prendere punti no, in stavo. Formula Na 1. no, Nanni, no, allora no, mi sono dimenticato che. Intanto qui Ciuffo è andato letteralmente fuori. Mamma mia, aveva fatto già la curva. No, stavo dicendo chi è che ha vinto il mondiale la scorsa stagione perché ho letto Gambaro. E mi un attimo ho avuto un lapsus con Gambaro che l'aveva vinto 2 anni fa. Ecco perché, quindi. No, ma mi sa che Giù si riferiva al fatto che non ti ricordavi che avessi vinto le due gare, Ah, cioè no, che Paul non avesse Paul. vinto due gare su due. Pole no, deve capire se ha vinto 2 gare su 2, me l'ero dimenticato. Mi ricordo che ha fatto su una gara, ha fatto addirittura una pole position. Poi la pole In Bahrain, in in Bahrain. Bahrain, la pole della scorsa gara, se non sbaglio, l'ha fatta ADL. No, ADL, chi l'aveva fatta? Non mi ricordo. C'è un vuoto. Ciuff, non mi ricordo. Comunque, mancano 4 minuti e poco più alla fine del Q1. La situazione è Mommo, Gioiello, ADL, Mattia, Lillo e compagnia bella per arrivare fino al 15° posto che ci aiuta. Per chi è a rischio taglio è Tartaruga, Mirko, Ciuffo, Gabbo e Tommy. Chi non ha fatto segnare ancora un crono sono Ciuffo, Gabbo e Tommy. Gli ultimi tre qui che devono ancora far segnare una loro propria azione che rischiano. Soprattutto attenzione che rischia Ciuffo. Ciuffo che stranamente è ancora riuscito a fare un giro completo, almeno un crono, un qualsiasi cosa, un delta, un niente, zero proprio. È partito intanto il giro di Gabbo. Vabbè che Ciuffo, cioè Ciuffo lo conosciamo già dall'anno scorso, non è un pilota straveloce in qualifica, però poi in gara, oh ragazzi, cioè in gara l'anno scorso si è giocato il mondiale, il campionato con Gabbo, Mommo, eh. comunque do ragione a Nanni che l'età avanza, ringraziamo a Dio, ma l'età avanza comunque, sì, è vero. È partito il giro di Gabbo, il primo settore lo sta per chiudere ora, vediamo come lo fa. 1.26, no. Non mi ricordo adesso com'era il parziale del primo settore, sono onesto. Era 26,6 di Paul, mi ricordo io. 26, 26.9. Dovrebbe stare sul 16 alto, 17 basso, vediamo un po'. 44.6, non è male però il settore centrale, Beh, anche se adesso la sta questo. prendendo lui, deve chiudere assolutamente un giro, quindi Sì. secondo me non sta Ma neanche. c'ha 3 minuti, secondo me lo deve chiudere, lo deve ha tritato l'ers praticamente.
Sì. Ha finito l'Erse ancora prima di arrivare addirittura alla prima della chicane, 13%. Sta comunque lì, penso che sfrutterà quel 15% finale del rettilineo. Vediamo come chiude l'ultima curva qui il pilota della Kick Sauber. DRS aperto, spalancato, sta per chiudere il giro sul 17 alto, basso, scusate, 17-1, ma è a rischio. È a rischio il pilota della Kick Sauber, tredicesimo posto per lui. Andiamo a vedere chi sta per chiudere il giro. C'è anche Cartu che ha lanciato il nostro boss della IRF, Giuda, perché è in P17, è a rischio anche lui. Diciamo che per passare il Attenzione, Q1. attenzione, att scusami Gio se ti interrompo, ma Sì. attenzione a Tommy perché c'ha al taglio, quindi lui si deve rilanciare, c'ha questo giro qua, è buono. Adesso c'è 2 minuti, è l'ultimo, sì. Allora, sono lanciati praticamente tutti. Chi sta per finire il giro è Mirko che rientra. Vediamo un po' una McLaren, Mascelleria, vediamo un po'. Non è Mascelleria, ma è Giuda che sta per finire il giro. Andiamo su di lui. Onboard Clul, boss della IRF. Vediamo come butta lì il tempo. 1:17:0, ma è in P13, si rischia. Stanno arrivando anche tutti gli altri. Una Ferrari, una Mercedes di Achille Bevi. Achille Bevi che sta. È finito ora. Ha finito ora. Sì, 17-0. 16-5. Gardu la mette lì in P1. La mette lì in P1. E sicuramente sta tranquillo il pilota dell'Alpine. Sarà contento il suo boss Wallace insieme al suo altro compagno di squadra DL in P1 e P4. Sono arrivati anche gli altri. È arrivata anche un'altra Red Bull. E Tano Leclerc la mette in Q2. 1:16:7. Un ottimo tempo anche di Tano. Mamma mia, le due Red Bull. Porco Giuda, fa strano vederle lì, veramente. Dopo un inizio un po' così, vederle in P1, in P3, in P7, veramente un ottimo risultato per la scuderia di Ciuccia Rodelle. Sta arrivando anche una Haas. Non so se ci sta per lanciare Pingu e si è lanciato, ma è Polle. Ok, perfetto. È al delante Pocio che ha chiuso a 16-9. Mamma mia, ragazzi, Tommy. Tommy, 16-9 anche per lui. Tommy, Tommy, buono. Allora, 16-9. Sì. attenzione che abbiamo le due chicche, le due Ferrari fuori per ora, insieme anche È a incredibile. Giudap penso che poi ha finito la qualifica. Tarta sta Sì, arrivando, ma è a perché 2 decimi di miglioria. Non so se riuscirà a passare il taglio il pilota della Ferrari. Andiamo on board, vediamo come esce dall'ultima curva. È rimasto, poteva sfruttare anche di più, forse un pochino l'Erse, non ce la fa. 1:17:3 ed è fuori. Primo colpo di scena. anche Gabbo Primo colpo fuori di perché è scena. nullo. Primo colpo di scena, un po' la cufala di Manuel è arrivata. Attenzione, andiamo su Ciuffo, Ciuffo che non ce l'ha fatta. Ciuffo praticamente non ce la No, fa, Ciuffo neanche è lui. nel G. Ah no, perché Non nel ce la fa. giro non ce la fa, non ha Erse, quindi sta spingendo, perché sta spingendo, però dura, senza Erse, Ed nel primo settore l'Erse. Achille Bevi ha rischiato il taglio addirittura. Un'altra sorpresa. Uno dei piloti che comunque è stato pronosticato in top 5 almeno. È in P15 con 1:17:0. Intanto Paul. fa Paul il giro veloce di questa sessione. Cosa ha fatto Paul? 1:16:232, signori. 1:16:232, siamo in Q1. E mi viene da dire questo è la Haas, ragazzi, ha fatto bingo, ragazzi, comunque. Paul La Haas però questa. Paul ha usato due gomme, come Card, cioè Paul sicuro ha Non usato due gomme. serviva, magari non serviva, E ma non serviva, secondo me. signori, guarda che strappo ha dato Paul. 1:16:2, siamo in Q1. È un gran tempo questo, Giulio, eh. Questo è un Sì, gran questo è tempo. un gran bel tempo. Allora, Paul e Cardu hanno usato due gomme nuove. Mamma mia. Intanto, delusione totale sia per la Sauber sia per la Ferrari, e questo è un colpo basso per la scuderia di Maranello perché insomma tutte e due ne partevano con pronostico insomma di arrivare a partire almeno in Q3, e addirittura le Sauber con Gabbo e Mirko che al pronostico sulla carta sembrava una coppia veramente di quelle che doveva far paura, insomma calcolando che sono due piloti a mio parere molto veloci, ma vederli lì dietro fa veramente strano. Ma i tempi, Giulio? Mo, lasciando insomma i due lì davanti, Paul e Cardo, che insomma ha dato uno strappo. Tanto quanto l'ha fatto Pole, non tanto Cardo, comunque 1:16:5, 1:16:6 Mommo, ma tutti gli altri sul millesimo, e per passare il taglio serviva un 17:0:15. È Sì. abbastanza È equilibrata, molto equilibrata, molto, molto. Cioè, c'è appena tra il primo e l'ultimo c'è un secondo e uno. Quindi, mamma mia. tanta roba, tanta roba.
Andiamo a vedere così il risultato finale di questa Q1 con Paul che porta a casa il giro più veloce, come Nanni diceva, non serviva a farlo, ha sprecato uno stint, ma vediamo insomma. Tanto Mascelleria e Lillo, gli unici a aver passato il taglio con gomma media, e attenzione perché comunque 6 decimi e mezzo secondo vuol dire che anche loro possono tranquillamente riproporre lo stesso giro che ha fatto Paul, Giulio. Eh sì. Comunque ho visto tante persone, tanta gente che ha usato più di una gomma, per esempio anche Tano ha usato due gomme, c'è cioè una gialla e una rossa, tanti hanno usato, Adelante ha usato due gomme, mi sembra. In tanti hanno usato comunque due treni, Allora, quindi. vorrei Judap o una delle due Sauber, come al commento, in piccola intervista, perché sono curioso perché per 75 millesimi Judap non è riuscito a Ah, passare il taglio. scegliene uno, non è che possiamo avere tutti. Ah, no, due sono troppi? Due. No, Judap è sicuro, dai, primo Judap. Dice Manuel, c'è fino alle 4 di mattina, quello gira, 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 alla fine eccolo là il risultato. Grande. Vabbè. Allora, il primo a lanciarsi in questa Q2 saranno le due As. Chissà se faranno il gioco delle scie. E c'è anche un Aston Martin di Gambaro, ex detentore del titolo RVL. Poi abbiamo Lillo che si sta per lanciare insieme agli altri piloti. Attenzione che c'è un qualcosa di particolare. Si sta. Che è successo? Perché io l'ho notato, cioè, ho visto una cosa che però non ero sicuro, però me la stanno facendo notare, che molto probabilmente se ne sono accorti anche gli altri, che sembra che Achille si sia ritirato subito dopo il suo giro, si è ritirato in pista, dopo aver fatto il giro da qualifica. Ah. E che Allora, uno ho avesse avuto visto. ripreso il No, sì, live, no. Allora, sì, ho visto che ho ripreso. È diventato fantasma. Ho visto che è diventato fantasma. te. Perché io ero un bordo con ciuffo e tipo la macchina di Achille non si è spostata, è rimasta lì. E come se non avesse il controllo il pilota. Da chiederglielo. Adesso è nel giro, quindi è nel Q2. Però sai che sarebbe curioso chiederglielo. Non so se si può fare. Lo vogliamo chiedere a Achille se può entrare all'intervista al volo. Se può fare? Non si può fare, vero? È un taglio alla regola. Così glielo Sì, chiediamo in diretta. bisogna che entra Beppe. No, Ah, perché niente, sarebbe niente. Boh, interessante. boh, 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 niente, niente, niente. Andiamo avanti, Quindi? andiamo avanti. Andiamo avanti, adesso si va, si valuterà dopo. Andiamo avanti. Ok, allora. Niente, allora aspettiamo Judap che viene in cabina di commento e facciamo una domandina a lui. Ma è interessante perché sì, effettivamente sì, l'ho ripreso, ho visto che è diventato fantasma. E c'era ancora il tempo, cioè la bandiera scacchi ancora non c'era. Quindi. Tanto Simo Skiller è entrato ora in chat. Ciao Simo, buonasera. E allora andiamo a vedere i primi che stanno per concludere il giro. In questa Q2 c'è, se non sbaglio, oggi che lo Peppe è partito, c'è Gambaro che sta per chiudere il giro. Gambaro e poi c'è Naos dietro di lui che, se non sbaglio, è Paul. Paul e Gambaro sta per chiudere il giro. Shark dice: non è che è crashato. 17-0 per Paul con gomma gialla, è buono. Buono, molto buono. Intanto Lillo 1.16.3, eccolo qui il pilota della Visa Cash che la mette lì davanti a tutte con 1.16.3, si candida per un posto in Q3, perché insomma fare 16.3 non è da tutti in questa sessione di Q2. Insomma, non penso che fanno tutti 16.3 o 16.2, quindi penso che Lillo si è assicurato un posto in Q3. Giulio, mi aggiornamenti qualcosa? No, no, nessuno, nessuno per ora. Ok, allora aspettiamo. Aspettiamo, ho scritto a Beppe se viene in party. Ok.
Beh, comunque il tuo Lillo ha fatto 16,3, Giulio, Ho visto, ho visto, ho visto. non è un tempo malvagio, insomma, quindi. Assolutamente, da secco così. Bel tempo questo. Tanto che allora c'è Paul che 17-0 anche Paul in gialla, mamma mia. Mascelleria ha fatto anche lui 17-1 in gialla e questi sono tempi veramente ottimi per i piloti sia di McLaren che di Haas. Intanto c'è una bandiera gialla, no, perché stanno andando lentamente in pista. C'è Mattia che è l'unico che, no, l'unico Mattia no, che ha preso il taglio curva, quindi niente, nulla per lui. Rientra in pit lane e si dovrà rilanciare. Andiamo a vedere chi è sul giro, si sta per lanciare Cardu, ADL, Adelante, Pingu e basta. E Shark dice non è che è crashato. Io non penso sia crashato perché sennò sarebbe arrivato il messaggio sotto che ha abbandonato Achille. Quindi no. Sì, beh, adesso vediamo quando, adesso poi vedremo poi dopo la gara tutto. Per regolamento, Giulio, adesso io sono un po' annebbiato sul regolamento per quanto riguarda il fatto che uno abbandona in pista volontariamente. Che Ah, cosa si c'è la Che cosa? penalità, te lo Sì? dico Per adesso così a memoria, non me lo ricordo. curiosità, perché manco io, ecco perché lo chiedo, perché è un po' ignorante. Fatto 17-2 per Mommo anche, eh. È arrivato anche il suo compagno di squadra, Lillo, il reggio della situazione, che è sempre un Joe, perché Nanni non c'è, c'è un altro Joe. 1-16-6, è un buon 1-2 questo della Visa Cash. Sarei contento te sicuramente per il Eh punteggio che stanno ottenendo i sì. ragazzi. Ecco giù Eccolo da qua. bravo. Beppe? Eccolo. Allora Beppe, buonasera. Solo queste posso fare io di intervista. No, dai. Lo sai che lo stavo pensando anche io quando ieri mi hanno. Poi ieri alla voce mia non sa. Intanto qui un lungo di Cardo. Intanto no, la cosa bella è che l'ho pensato anch'io quando mi hanno chiamato ieri sera Mattia e Gambaro. Però interessante, la stessa identica cosa ho pensato. Vabbè, No, però sei allora. andato bene in gara tu. Vabbè. Beh, diciamo che ho sfruttato le malvagità davanti, che è successo. E Joe, allora. scusami, allora, se per la domanda che mi Sì, dicevi vai. prima sono in teoria, sono 10 secondi e un punto patente. Allora, Giuda, dicevamo perché praticamente c'è stato un avvertimento da quanto riguarda una svista, più che altro mia personale perché io non ci ho dato peso ma l'ho inquadrato, di Achille Bevi che sembra aver abbandonato ancora prima della fine della sessione del Q1. È diventato ghost, fantasma. Quindi sì. Vabbè, sarà materiale per i Sì, giudici di gara per i giudici che vedremo. indagheranno. Succede sempre nelle mie scuderie, succede sempre in RVL, è una cosa incredibile. Comunque no, Beppe, dai, Vabbè, adesso c'è Beppe, sentiamo Beppe che cosa, gli sì, chiediamo a Beppe qualcosa. per farla breve, insomma, 75 milesi proprio dal sottoscritto Achille Bevi, non sono tantissimi, anzi è veramente uno sputo. È un peccato perché il tuo giro, insomma, qualche sbavatura, ma non è stato un buon giro alla fine, un 17-0 non è male, eh. Sì, sinceramente pensavo di passare con un 17-0, però il livello, ragazzi, dell'RVL è alto e un secondo e uno 20 piloti lo testimonia in Q1. Quindi un decimo fa tanta differenza quest'anno. L'abbiamo visto in Bahrain, un po' meno a Jeddah perché la pista è un po' più lunga, però anche qua in Australia, che inizia a essere la prima vera pista che può iniziare a piacere a più piloti, tutti attaccati. Quindi sì, un po' di amaro in bocca, io il Q2 me lo potevo giocare, di più avrei fatto fatica, però punto sul passo gara, speriamo, perché sennò Manu mi licenzia. Vabbè, comunque, guarda, posso essere onesto. Se si parte ultimo, non è detto che si arrivi agli ultimi posti. Guarda pure ieri, Verstappen, ah a no. parte, no, no, stavo dicendo Lorenzo. Intanto qui a muro. L'ho ripreso in live, Paul. Fate un colpo di Alashikan scena, e fate un Alashikan colpone di veloce. scena. Alashikan Ah. veloce, l'ha persa completamente, toccando anche un po' l'erba, non ho capito la parte esterna della pista, e ha completamente perso il posteriore, non l'ha controllata, l'ha messa a muro, è un colpo basso, netto, clamoroso in questa Q2, clamoroso, ma è per tutto il Gran Premio, diciamo.
Niente, Beppe, insomma, abbiamo ripreso questo crash in live, insomma, niente, a posto. E, niente, dai, in bocca al lupo per la gara e comunque stai tranquillo perché anch'io ero nelle tue condizioni ieri, quindi non mi sono preoccupato altamente, anzi, quindi ero Va tranquillo. bene, gara lunga, speriamo di Sì, rimontare, ragazzi. Buon commento e buona gara a tutti. posso garantirti che 29 giri sembrano non finire mai, te lo posso garantire. In Va bocca al bene, lupo, in bocca al ce la lupo. metteremo tutta, grazie, ciao Vai ragazzi. Beppone, vai Beppone. Grande, grande Grazie, Peppe. ciao. Ciao. E niente, polli in polle, dicono in chat. È veramente un colpo incredibile. Ma secondo me neanche lui se l'aspettava perché l'ha andata veramente sul sicuro quella chicane. L'ha presa veramente piena. Cioè, è una cosa, capito? Forse è andato un po' in troppo in eccesso Può di. essere, può essere. Si è affidato un po' Però lì è troppo dei suoi molto capelli. facile perderla in quel punto lì, eh. È un punto della pista dove è molto facile perderla. Tanto dice che Nanni ce lo siamo giocati, ma mi auguro di no, dai. Cioè. Speriamo di no, beh, speriamo di no, dai. Comunque Allora. Nanni non ha perso il senso degli humor, ha scritto polpo di scena, Sì. che se me la devo scrivere perché è bellissima. L'ho letto adesso. Allora, situazione, le due Red Bull Visa Cash, prima e seconda posizione, le due Red Bull che sono terza e quinta, poi c'è Adelante, poi c'è 1.16.9, la messa lì con, sicuramente con gomma usata perché insomma 17.2, 17.6, 19.5 addirittura, 17.0 quello di Paul, ma purtroppo per lui l'ha messo a muro e rischia di non partire, ma a parte no, rischia, è in Q2 sicuro, quindi si rischia di ripartire. Quindicesimo, Ah no, rischia di quattordicesimo, partire quindicesimo perché quello sì. Tanto comunque per ora è qualificato, ma è decimo, quindi. il tempone di Achille Bevi, mo, a prescindere da quello che è successo in Q1, la mette comunque lì in P3 e si assicura anche lui probabilmente un posto in Q3. Mo vediamo adesso cosa succede, cosa succederanno a 3, a poco meno di 4 minuti alla conclusione di questo Q2. Siamo a Melbourne, è il terzo capitolo di questa stagione. Non dico che stiamo entrando nel vivo, ma insomma è ancora lunga. Siamo ancora alle fasi primordiali di questa RVL. Ma da quello che abbiamo già visto, non vado a, come si dice, a commenti tanto lievi o rose e fiori. Anzi, io penso che anche stasera ci faranno divertirsi, ragazzi. Ho la sensazione leggermente così, Giulio. Dai, non riesco a pensarlo che. Niente safety car o nulla di simile, insomma. No, sicuramente succederà qualcosa. Tanto sta a partire il giro di ADL, anche Gardo ancora, i due dell'Alpine che hanno fatto un ottimo tempo in cui non sono riusciti a fare neanche un giro in questa Q2. Mancano 3 minuti esatti da questo preciso momento. ADL sul giro. Andiamo in onboard su di lui e vedere questa bella vista di Melbourne. Onboard. Si affronta qui il rettilineo, finisce qui il tratto del settore 2. Troppo taglio, Tagliato tanto, troppo, tagliato. troppo, troppo. Ha usato tantissimo qui a Sì, DL. sì, 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 Ha sì, sì, usato sì, sì. tantissimo e adesso deve ricaricare in due curve praticamente quello che riesce a recuperare dell'ERS. 65% non si sa poi quanta benzina abbia dentro Bisogna sperare a per lui che ne ha messo un po' disposizione. di più perché se no non ce la fa a fare un giro, eh. 78%. Comunque vada, rischia veramente tanto. Andiamo su Poi Cardo. si è lanciato anche male male, si è lanciato, Sì, in effetti. Vediamo cosa succede. Intanto ho visto lì uscire dalle immagini Paul, Tommy, ho visto che è uscito Tommy. Tanto Achille si Sì. ritira in pit lane, penso sicuro non avere il tempo di rilanciarsi. Il pilota della Mercedes, andiamo su Cardu, l'altro pilota dell'Alpine. Attenzione che anche lui è a rischio taglio, calcolando che c'è Paul che è ritirato a muro la mandata qualche istante fa.
lì in quella chicane là, troppo lungo qui per il pilota dell'Alpine. Si sta lanciando anche Mattia, che è a rischio taglio, e anche Pingo, che è sul giro. Ma rimaniamo su Cardo che sta affrontando l'ultima curva a destra per poi aprire il DRS rettilineo finale. Il pilota dell'Alpine a 1 minuto alla fine, non c'ha più il tempo per rilanciarsi. E 1:17:1 è momentaneamente, la mette in Q3, ma è solo momentaneamente, è a rischio, è veramente tanto a rischio il pilota dell'Alpine. Andiamo su anche Gambaro che sta per chiudere il giro, la mette lì in P5, la mette in P5, 1:16:7. Andiamo anche su Tano Leclerc, la mette in P9, Cardu è fuori. Intanto l'Alpine sicuro che c'ha un pilota che rimane fuori dal... Intanto Polle è ritirato? Polle ritirato, scusa, che Lillo ritirato, visto che cazzo sto di Polle ritirato. Pingu, infatti ho visto che è un ritiro, ho visto invece la Lillo. Beh, Lillo 16-3, ci può anche stare. Pingu che sta per chiudere il giro, sta arrivando anche... Intanto Tommy si ritira? Perché Tommy si è ritirato? Andiamo Tommy a vedere... è in pista, Tommy, eh. Tommy è in pista comunque. Lo Tommy vedo si è lì ritirato. che. No, ecco, sono passato adesso davanti... Aspetta, vado a riprendere una Red Bull. Tommy è in pista, ma Tommy è ritirato. Eccolo qui. Tommy a muro, lì, si è alla parcheggiata lì. Non ho capito che è successo. Ma io veramente adesso... Tanto salutiamo Armalex che dice forza Lillo e macelleria, fatemi sognare. Beh, diciamo che anche lì macelleria, abbiamo perso il tempo di macelleria, l'ha messa in P2, 1:16:4, il pilota della McLaren che finora non abbiamo visto tantissimo. Attenzione, qua c'è un altro gruppo, ADL che prende taglio e quindi ADL? ADL sarà ADL è fuori. squalificato. ADL fuori. ADL è fuori. Andiamo su Pingo perché Pingo è l'unico che... Pingo è fuori Pingo è perché è fuori? 4 secondi sopra. Allora è ufficiale, i piloti che non riescono a passare il taglio, è clamoroso tutta la Haas, è un altro colpo di scena, addirittura Pingua, l'ala, il flap destro Sì, rotto, Giulio. ho visto, stavo guardando adesso. Tutte e due le Ha picchiato. Alpine, tutte e due le Alpine e tutte e due le Haas, però io vorrei chiamare in parti Tommy. Ok, vai. Tommy lo chiamo, adesso Tommy lo chiamo. Gioiello ha tagliato la pit lane, inquadrato. Pure qua bisogna vedere chi taglia la pit lane, è vero, Vabbè, mamma adesso mia. questa qua è tutta roba, prendete che dopo ci penseranno poi Io ero preso nel vedere, sì, perché è vero, perché io sono andato a inquadrare il gioiello. Sono andato a prendere il gioiello perché per cercare di andare a vedere che stava facendo Tommy. E nel frattempo sono riuscito a vedere voi che... Anzi, Simo se ne è accorto che ha tagliato la pit lane. Ma i Mercedes che hanno? Beh, me lo chiedo anche io a sto punto. Tanto andiamo a vedere chi comunque è riuscito a passare il taglio. Tra tutte e due le Red Bull. Abbiamo visto anche l'ottima performance della Red Bull Visa Cash. Insomma, tutta la casa Red Bull è veramente in forma stasera, Giulio. Mamma mia, Dai, dai, c'è non si possono un buon lamentare. segno, dai. In 85 millesimi ci sono quattro piloti, signori. E qui bisogna capire chi ha la possibilità di fare la pole position stasera. Mamma mia, che tempi! 16-3, 16-4, in 3, 16-4. Poi abbiamo tutti gli altri piloti: Reggio, Gambaro, Mattia, Adelante, Pocio, Gioiello, Peppe, Tano, Leclerc, che per poco non riuscivano a... Poi addirittura con gomma gialla ha fatto 17-0, aveva sicuramente la possibilità di buttare almeno una delle due Red Bull fuori dai giochi per la Q3. Aspettiamo intanto l'ingresso in cabina di regia, in cabina di commento, anzi, del nostro Tommy, perché giustamente anche Cher che chiedeva cosa sta succedendo in Mercedes, abbiamo visto già due ritiri. Quello di Achille ce lo stiamo chiedendo, quello di Tommy adesso ce lo spiegherà lui se entra. Vediamo un po' se ha la possibilità. Intanto, che pole ti aspetti stasera? A parte che la pole in pole non ci sarà il modo di dirlo, stasera va bene, l'abbiamo capito. Vedendo i tempi del Q2 mi aspetto una Q3 abbastanza combattuta. Quindi, boh, vedremo. Non ti so dire chi è che potrebbe fare la pole, però.
in questo Hanno momento. un TP laziale, non è un TP laziale, è E io proprio sinceramente per l'intervista chiamerei più Paul che Tommy, perché comunque il colpo di no, scena è io, no, no, Paul, eh. mo lo chiamiamo Bolle, ma io tanto, tanto ci sta tempo, ma porco Giuda, voglio sapere che è successo, perché almeno ci togliamo il sassolino dalla scarpa, capito? Vabbè, Cioè, ma quello dice glielo chiediamo poi, lo vediamo poi dopo, dai, questa cosa qua. no, tutte e due le asse, tutte e due le asse Vai, voglio. vai, vai, chiama molto più le assi. Tutte e due le asse, Pingu sì. e Paul. Sì, Pingu e Paul. Che sicuramente Manuel descriverà che Pingu è una sedia. Tanto sta per uscire Tano Leclerc, ho visto lì Tano e anche una McLaren che stanno preparando i propri meccanici. Tanto Mattia esce con gialla. Ah, e vai, anche un'altra serata tranquilla per me in casa Mercedes. Giulio, va benissimo, va benissimo tutto. Macelleria, Gambaro e Tano Leclerc sono i primi a lanciarsi in questa sessione di qualifiche. Sta uscendo anche Mommo, stanno uscendo praticamente tutti. Andiamo a inquadrare il primo a lanciarsi, che se non sbaglio è Macelleria. Mattia con gialla, poi tutti gli altri, Reggio, Gambaro e Tano Leclerc con stint rosso. Allora, aspettiamo nel frattempo che aspettiamo le due asse, il colpo di scena, soprattutto che ci ha dato Paul in quella chicane veloce. Eccolo che è entrato Paul. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. Paul intanto hai fatto un 17-0 con gialla, tanto che eri sicuro del tuo tempo, troppo sicuro, talmente tanto sicuro da metterla a muro. Esattamente. Che è successo lì? Lì sono uscito con gomma rossa usata e l'ho tirata a muro alla S veloce, sono entrato male. E sono uscita ancora peggio. La cosa bella è che Nanni ha fatto la battuta, com'era quella, polpo? Polpo di Polpo di scena. scena, polpo di scena. È Sì, incredibile, è stato bello il modo in cui Nanni ha un po' sdrammatizzato il tuo ritiro clamoroso, sottolineerei, insomma, perché insomma eri uno dei pronosticati per quanto riguarda il giro più veloce di questa sessione di qualifica a Melbourne, però insomma che gara ti aspetti, perché insomma parti se non sbaglio undicesimo adesso mi ricordo parto bene, undicesimo, nel bel colpo mezzo di della scena anche marana. quello. In realtà mi aspettavo già di partire quindicesimo, invece mi è andata bene a partire undici. Boh, farò una gara molto safe, cercherò di stare attento fuori dai guai e tiriamo avanti, passo, spero di avercelo e cerchiamo di recuperare più posizioni possibile, Diciamo anche che se c'è gente molto molto forte lì davanti. è una pista insomma che riesce a accumulare parecchi piloti più o meno nello stesso tempo, quindi è difficile stare, più che altro è difficile sorpassare, perché stando a trenini insomma e tutti in zona DRS sarà veramente tosta. Insomma, in bocca al lupo stasera Paul, Gio, Giro vuoi chiedere qualcosa a Paul? Come pensi di prosecare la gara? Anche se hai risposto prima, però la domanda la faccio lo stesso uguale. Come vedi quella la gara? Come pensi che possa adesso Alla essere la strategia gara pure, pure la per strategia. te? Che Sicuramente. strategia non ci ho ancora pensato. Ora ci penso durante il Q3. Per quanto riguarda la gara, ripeto, sarà tosta perché lì davanti comunque nei primi 10 c'è gente molto forte e c'è anche gente molto forte anche dietro. Ho visto un Lillo bello in palla stasera. Vediamo ragazzi, non lo so. Beh, Non mi aspettavo diciamo. di uscire in Q2, quindi sono un po' così ora. Mamma mia, che tempo! 16-3 di Gioia Lopez. Intanto, allora, in Ecco bocca al lupo appunto. per la gara. E niente, divertiti e non fa danni. Assolutamente. E Primo dai, ci sentiamo. obiettivo. Ovviamente, dai, niente, buona gara e poi ci sentiamo. Dai, Paul, dai, un abbraccio. Grazie Ciao, ragazzi. grande. Buona live. Ciao ciao. Grazie, grazie mille. Allora, Gioiello ha fatto segnale 1:16:03, non me l'aspettavo onestamente, Giulio, perché insomma È un bel tempone anche questo è un qua, tempone anche comunque. questo di Peppe, che io li vedo in palla tutti e due stasera, molto molto in palla. 16:09 è un po' più staccato Tano Leclerc, probabilmente l'ha fatto con gomma usata,
Però intanto andiamo a vedere Lillo che è nel giro. Beh, 16-3. Allora, nella mia squadra si pronosticava sul 15 alto la pole. Ci potrebbe anche stare, Giulio, secondo te? Un 15 alto? Sì. Sì. Tanto Nanni salutando Polo e dice se vuole bene così. Vabbè, è un gran pilota, è anche un pilota che rispetta gli altri in pista, quindi questo bisogna anche dirlo. Cioè, sembra che stiamo a dire chissà che cosa, ma non è da poco, Giulio. Quindi porco Giuda, perché soprattutto la RVL che c'è da sempre un sacco di emozioni su sto lato. Comunque, Lillo ha fatto segnare il suo tempo più veloce nel secondo settore, calcolando ancora che non ha ancora Però no. ha finito l'ERS L'ha già, finito molto, quindi molto, cioè ancora molto prima di presto arrivare. Sì, l'ERS, sì. molto l'ha sfruttato troppo. Infatti, sembra come se alzasse un pochino il piede, Giulio. Vediamo cosa fa. Infatti, Nel box. rientra in pit lane. Ah, se n'è accorto che il giro non era di quelli strepitosi. Andiamo su Adelante Pocio, che sta per chiudere il suo secondo settore. 44-4. Non è un grandissimo secondo settore, ma insomma, qui penso quasi tutti vanno con Gommosata, perché penso che già in Q1 ho visto doppio stint nuovo per tutti, quindi vado a esclusione, insomma, che tutti hanno usato uno stint solo in Q2. Non credo. Quindi penso uno stint solo nuovo se lo sono portati, tranne Polle, che Polle ne aveva addirittura due disponibili. Quindi comunque, Adelante Pocio sta per chiudere il giro e è un pochino altino questo, Beh, eh. È c'è altino, anche Lillo che 16-9. ha uno stint nuovo, perché lui ne ha usato solo. Lui si è qualificato con gialla in Q1 e con Lillo una sì. gomma rossa in Q2. Lillo c'aveva due stint nuovi rossi, quindi per la Q3. Sì, anche tre. Allora, si è lanciato Red Joe, si è lanciato anche Mommo, ma rimaniamo sulla Wild che sostituisce il nostro buon caro Nanni. Andiamo 1-20, il 26-6 il primo settore. Mi segna sempre il viola, ma sappiamo che adesso che il viola, insomma, è una cosa più che altro personale. Intanto Pingu abbandona la sessione. Pingu sarà crashato. Pingu non l'avevamo pure chiamato in interviste prima, Sì, no? l'avevamo chiamato, però non è Ah. venuto. 44-3 è un buon secondo settore. Non è uno di quelli strepitosi. Dovrebbe stare sul 16,5, 16 alto. Anche lui, il pilota dell'Alpine, sì. Il pilota della Red Bull Visa Cash. Sta per chiudere il terzo settore, ultime curve lui, curva a destra, chicane e poi curva a sinistra. Mancano poco più di 4 minuti alla fine del Q3. Ha la mobile aperta, sta sul 16, 16,9, 16 16-9. alto, sì, infatti. Mommo, sta arrivando Mommo, anche lui, curva a destra, poi la chicane. Anche qui bisogna stare attenti al pilota della Williams che deve far punti, cominciare a far punti pesanti, perché insomma è un pochino ritardo rispetto al pilota della Haas, Paul, che ricordiamo l'ha persa lì in quella chicane e partita dietro. Infatti la mette davanti a tutti, 1:16:372, momentaneamente la mette in pole position davanti alla Red Bull di Gioiello Peppe, Mascelleria, Chilebevi, Gambaro, Tano Le Chierche, Adelante Pocio, Reggio, Mattia e Lillo. Mattia che se non sbaglio è nel giro, ma Mattia sta... No, non è ma nel giro, sì è nel giro, ma sta facendo un secondo È nel giro. giro, No, però sta... secondo giro lanciato, Sì. sì. Allora, la gara io penso È partito che... Lillo comunque nel A giro, eh. parte quello, andiamo su Lillo. Penso che la gara ci darà un sacco di emozioni. No, io non penso che pioverà, perché insomma, vedendo i tempi sembrano macchine abbastanza scariche, o magari Sì, ci sarà il colpo no, di... non lo so, vedendo i tempi comunque non sembra una pista, cioè una gara propensa al Sì, bagnato, eh. infatti. Lillo, primo settore, andiamo on board su di lui. 26-5, non è un brutto settore. Troppo largo qui al taglio. Ah, Taglio peccato, nulla, taglio, peccato. taglio. Ha sbagliato la staccata. Tanto Red Peccato. Joe si ritira. Red Joe si è ritirato. L'ha persa lì. Andiamo a inquadrare Mommo. Andiamo a inquadrare. L'ha persa lì in chicane. La tua Wild l'ha persa, incredibilmente. All'ultima curva a destra. Io non so se l'ha persa in trazione, ma sicuramente. Quindi, eliminato il pilota della Visa Cash, che momentaneamente partirà in P8, ma calcolando che Mattia e Lillo devono ancora fare un giro, quindi probabilmente partirà in P10. Però lo vedo ai box, io ho ragione. No, Io ci stava. Ci vedo il stava. pallino ai box. Sì, adesso sì, però prima praticamente dava il ritiro lì all'ultima curva, alla mappa.
Inquadra Lillo, sì. Ah beh, l'ultima curva, sì, beh, si è ritirato nella corsia box, si è ritirato. Lillo sta, si sta lanciando Mattia. Mattia però si è lanciato, ma ha Attenzione. già usato un po' di erce. Mancano 2 minuti alla fine del Q3 di questa qualifica del Gran Premio di Melbourne. Mommo momentaneamente sta dettando legge il suo compagno di squadra Mattia, che si sta lanciando ora. E attenzione perché Lillo rischia, perché il suo compagno di squadra adesso è in P8, ma è ritirato. È ritirato e quindi partirà in P10 molto probabilmente. Anche perché, no, no, probabilmente, penso che Mattia e Lillo un giro lo faranno. Non penso che rimarranno così. Attenzione perché Lillo Lillo bisogna vedere, rischia. perché Lillo ai box. Lillo ancora non esce. Lillo è appena rientrato, quindi il tempo di Sta cambiare le gomme, sta uscendo uscendo adesso. adesso, sta uscendo adesso. Tanto 44,2 di Mattia. Non è un cattivo secondo settore. Non è un brutto secondo settore per il pilota della Williams, che sta per affrontare l'ultimo settore adesso, in questa parte proprio guidata della pista di Melbourne. Ultime due curve a destra. Attenzione. Perché Mattia potrebbe togliersi un sasso di una scarpa e magari cercare di insidiare almeno la seconda fila. Non penso la pole, ma vediamo, perché magari ha affrontato bene l'ultimo settore. Dove la mette Mattia? Infatti la mette in terza fila. 16,5, 16,5 per il pilota. Intanto kill A e chi bevi! è? 1,16, 261! È momentaneamente pole position per il pilota della Mercedes. Ma attenzione perché stanno arrivando anche Gioiello. Gioiello che sembra aver alzato il piede, no? Gioiello che sta aspettando, ma Gioiello rischia. Mancano 30 secondi, si deve sbrigare. Non è proprio vicinissimo alla linea del traguardo. Non so se ce la farà a rilanciarsi. Dietro c'è anche Attenzione. Lillo, eh. Sta per arrivare anche Tano Leclerc, che sta arrivando anche Mommo, si sta per lanciare. Sta arrivando Gambaro. No, sta arrivando Dall'antepoce. Dall'antepoce sta per arrivare. Vedo dove mette il pilota dell'Aston Martin. La rimane in P4, in P4, 1.16.404. Sta arrivando anche Tano Leclerc, che sta affrontando l'ultima curva. Il pilota della Red Bull che ha Gioia. alzato il piede. Ha alzato il piede. Allora Lillo ha preso bandiera. Lillo partirà Non P10. ce la fa, non ce la fa. E quindi P9 e P10, le due Red Bull Visa Cash. Attenzione a Gioiello Peppe, vediamo che si sta lanciando. Ma non ho capito. È bandiera a scacchi, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha Non ce l'ha fatta né. fatta. No, non ce l'ha Non ce fatta l'ha né le fatta. due Red Bull né Lillo. E attenzione che l'unico potrebbe insieme alla pole position è RV Mommo. Vediamo cosa, se si migliora il secondo settore il pilota della Williams. Vediamo cosa fa. È sopra di 43 millesimi. Attenzione perché la pole position non è lontana. Da 261 a 372 c'è poco più di un decimo. Magari deve fare il miracolo. Qui l'ultimo settore, il pilota della Williams affronta le ultime curve di questa pista di Melbourne. Il pilota della Williams che vuole partire davanti, vuole stare davanti a tutti, davanti a solamente una macchina, è quella di Achille Bevi. Il pilota della Mercedes che momentaneamente è in pole position, però Mommo la potrebbe insidiare. Vediamo cosa fa il pilota della Williams. Ed è Wow. pole! Pole position! Il miracolo l'ha fatto all'ultimo settore! Era in ritardo di quasi 50 millesimi! Il miracolo netto del pilota della Williams! 1.16.224. L'ha fatto il miracolo Giulio, e come? E come? Che prima fila. Ha fatto un bel giro, mommo. È Che bella prima calda, eh. fila. Che prima fila, mamma mia. Mommo Achille Bevi. Mommo ed Achille Bevi. Poi abbiamo Gioiello Peppe dell'antepoce. Achille Bevi comunque. Poi a fine gara sempre da rivedere. Quel fatto che insomma, che ci ha fatto un po' pensare, ma poi lo chiederemo, finito tutto quanto, finita la serata, insieme al suo compagno di squadra Tommy, ovviamente, che tutti e due hanno avuto più o meno lo stesso dilemma. Ritiro in pista ancora prima di arrivare a bandiera a scacchi, ma poi quello, insomma, glielo chiederemo. Che bella pole position di Mommo, inaspettata, onestamente, non me l'aspettavo, perché vedevo in palla anche Lillo, vedevo in palla Mascelleria, ho visto. Ero accorto un po' su Gioiello Peppe, ma Mommo l'ha messa davanti a tutti di 37 millesimi. Quindi per l'ultimo settore praticamente è riuscito a guadagnare quasi 2 decimi, Giulio. Vado a matematica. Ah, più o meno sì. No, due Mommo decimi Achille. no, però un Quasi, decimo e quasi. Un mezzo. decimo e Sì. mezzo, sì, l'ha preso, l'ha preso. Mommo Achille Bevi, Gioiello Peppe dell'antepoce, Mascelleria e Mattia. Gambaro e Tano Leclerc, anche questa è una bella fila. E attenzione alle due Visa Cash che partono P9 e P10. Peccato per Lillo che non è riuscito a fare un giro. Chissà dove l'avrebbe messa il buon caro Lillo Giulio. Io penso.
Lo squalo di Salerno, come dice Simo Skiller. Bella gara. Qui non abbiamo il giro di formazione, se non sbaglio, per un discorso Sì, di di bug. bug. Perfetto, Sì, quindi sì, sì. sarà subito gara. Peccato perché per la giro di formazione mi c'ero cominciato anche a abituare, Giulio. Descrivi la pista, descrivi le strategie dei piloti. Era interessante, insomma. Ma insomma, sarà ancora più interessante vedere subito il Gran Premio. Allora, è 56. Io non penso che aspettiamo fino alle 23 per partire, insomma, Sì, 57 sì. ore. Io penso che a 58-59 anche possiamo dare il via subito, ragazzi. 2 minuti giusto per rifollarci, rifarci, insomma, di queste qualifiche. E allora, non ti dico chi sarà il vincitore, non ti dico chi arriva a podio, ma insomma, c'è una gara che ci aspetta molto interessante perché ricordiamoci, abbiamo le due asse che partono dietro, Giulio. Attenzione, eh. Sono i due assi che partono dietro. Abbiamo comunque piloti veloci che partono dietro. Tartaruga, Ciuffo, Paul, Pingu. Comunque lo metto tra i veloci quest'anno. Abbiamo Gabbo che parte dietro, Mirko che C'abbiamo le parte due dietro. Sauber, c'abbiamo le due. C'è un bel gruppetto laggiù che parte, cioè che è molto veloce. Ci sono Quindi. le due Red Bull che partono davanti, attenzione che dovranno reggere il passo dei big di questa RVL, non che loro non lo siano, ma insomma, vedendo l'inizio di questa stagione abbiamo capito più o meno, grosso modo, chi potrebbe stare davanti, Chi potrebbe? potrebbe Chi italiano scorre potrebbe? italiano italiano italiano, italiano scorreggiuto. Ecco. E chi potrebbe rompere le scatole lì davanti e magari Mommo cercare di difendere il suo titolo, ma attenzione perché, come diceva Giulio, le due Ferrari partono molto dietro, le due Kick Sauber ancora leggermente più avanti, le due Haas che non sono riuscite a passare addirittura il Q2, sarà una bella gara e sarà difficile anche inquadrare tutti, Giulio, perché probabilmente vedremo anche dei sorpassi sia nelle file dietro che file davanti, insomma sarà tosta. E chissà se Mommo o Kill avranno la possibilità di scappare, Giulio. Ah, vediamo, allora spiego, secondo me scappare in questa pista qui È sarà, a difficile, è meno che non difficile. hai tanto tanto più passo, ma se no, se anche lì oscilla dal decimo, due decimi, è difficile scappare, perché con tre zone di RS e l'effetto scia clamoroso che c'è quest'anno su sto gioco, sarà molto difficile. Intanto aspettiamo che finisce la Champions League per poi vedere in chat più persone. Intanto vorrei ricordare all'IRF che stasera ci sarà anche la partita di calcio della nostra community, Giulio, perché ma giustamente non l'abbiamo detto, ma sappiamo che qualche pilota della IRF è impegnato questa sera alla partita nostra ufficiale del torneo, insomma, speriamo anche lì di toglierci qualche soddisfazione. Allora, è 59, io darei il via, Giulio. L'ho già dato il via. Ah, ma sei un grande, sei un grande. Adesso non so Però se l'hanno visto, però l'ho già dato. non c'è, Sì, l'hanno eccolo. visto. Se c'è 1, 2, 3, sui motori, 4 lo spegnimento e 5 al Gran Premio di Melbourne. Partono ora, parte molto bene. Attenzione, due asse Oh, è che rimasto fermo. schivano, non ho capito. È rimasto Reggio fermo rimasto Reggio. fermo, attenzione perché Achille Baby è davanti, poi c'è Momma, attenzione alla curva 1, attenzione, partono tutti molto bene, sfilano tutti molto bene, lì dietro non mi pare che non è successo nulla, attenzione c'è Tommy e Pingu, che cosa è successo? Sono avanti tutto a posto? No, mi pare che ci sono stati dei contatti, attenzione, lì che Tommy entra a cannone, abbiamo visto? Che cosa ho visto davanti? Attenzione! Lì è qui va largo, ruota ruota tra una Ferrari e l'Alpine, andiamo avanti perché c'è Mommo che sta cercando di tenere il passo da Achille che sta cercando di scappare. Attenzione Gioiello che sta cercando di rimanere attaccato ai scarichi della Williams di Mommo. Attenzione anche dietro perché non si stanno staccando, ma si è staccato un Ma gruppetto sceglierei perché non si... caldo, ma sceglierei caldo. Attenzione perché Ciuffo sta Ma sceglierei facendo. caldissimo. A dove stai guardando macelleria? Ok, perché no, Ma sceglierei delante. io stavo guardando io perché Ciuffo praticamente ha fatto un piccolo muro perché un secondo e sette. Non ho capito che è successo. Non ha rotto flappe nulla, ma addirittura quasi 2 secondi. Si è creato questo piccolo gruppetto qui davanti. Poi tutti attaccati. Mi sembra tutto abbastanza regolare. Non ci sono stati contatti, mi pare, o qualcosa di particolare. Intanto c'è un Kick Sauber che si è girata. Mirko? C'è contatto, c'è contatto, c'è contatto, c'è contatto fra Mirko e Pingu. Attenzione! È rimasto bloccato Pingu. Può resettare Si qui. può mettere in Può, posta lo pista. può fare, lo può fare, lo può Pingu, fare. Pingu, puoi mettere in rimettilo. posta pista. Pingu, rimettilo, se no esce una bandiera gialla. Male. Attenzione,
Pingu entra la Sai. safety car, Pingu. Pingu! Mannaggia Pingu. Pingu sta Sì, bruciando le gomme, ciao. raga! No, vabbè, no, Pingu! vabbè, dai. Vabbè, ciao, Pingu, arrangiati. No, vabbè. Ciao. Vabbè, raga. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Leggete Ma il no! regolamento. Mi fa morire Manuel! Clamoroso. Clamoroso. Mi fa morire Manuel! È incredibile! Intanto andiamo a mettere il dettaglio gomme. Eccole qui, tutti in gialla, tranne Giuda per Reggio e Mirko. Ma è clamoroso quello che ha fatto Kipingu! È praticamente già un colpo di scena qui. Tanto si è il secondo giro e c'è già la possibilità di avere il DRS. E qui c'è stato un sorpasso di Tano Leclerc su Gambaro. Non ho capito bene. Si è Tano su Gambaro, riuscito a guadagnare la posizione. Andiamo a vedere qui la situazione. Intanto tolgo la gomma perché più o meno avete capito chi ha tutti gialla, in tre stanno sulle hard. Tanto Mirko è il contatto con Pingu. Pingu che si è ritirato, ma poi da vedere quello che è successo poi tra i due piloti. Tutto magari per i giudici di gara. Sta per iniziare il terzo giro. La situazione Achille Bevi, Mommo, Gioiello Peppe e già girano sul 18. A me volano i ragazzi stasera, Giulio. Eh Volano. sì, follo. Attenzione che è caldo, Mommo, perché DRS adesso. Andiamo in onboard col pilota della Williams che cerca di attaccare il pilota della Mercedes che si deve difendere. Quasi sbinata qui in uscita. Forse magari Achille Bevi ha un assetto un po' più scarico. Mamma mia, qui la sta sbinando. Sente la pressione il pilota della Mercedes ai danni del pilota della Williams. Mamma, andiamo a vedere anche dietro cosa sta succedendo perché c'è Mattia attaccatissimo a Paul. Andiamo in onboard su di lui. Vediamo cosa sta succedendo qui. Il pilota della Williams che fa, attacca. Adesso c'è la DRS, esce molto meglio qui il pilota della Williams e Mattia in forcing qui per prendere la P8. Paul che sta soffrendo nettamente questa fase, lo lascia passare, vediamo cosa fa. No, si difende, attenzione, ruota ruota, attenzione qui alla chicane, alla staccata, non fare danni, lo lascia passare all'esterno, dentro, dentro, un ottimo sorpasso, ma adesso c'ha il DRS anche dietro, il pilota dell'Alpine. Attenzione perché Achille Bea è stato sorpassato, Achille Bea è sorpassato, ruota ruota fra i due, Achille alza il piede, attenzione anche alla Red Bull di Gioiello Peppe, bella gara che stiamo vedendo in questo istante. Attenzione perché adesso c'è un piccolo treno qui davanti, si è unito anche la festa dell'antepoce con macelleria, c'è anche Dano, è tutto un treno, poi Mattia e Paul che hanno questo altro piccolo treno che si sono staccati, ma davanti stanno litigando, ma Achille Bevi che si cerca di farsi vedere degli scarichi di Mommo. Che partenza, Giulio? Partenza classica RVL, cioè veramente Mamma mia! subito molto molto cattivi, cioè tutto pulito per ora. C'è stato qualche piccolo quando ho visto qualcosa volare e aggressivi giusti. Bello, mi è piaciuta la lotta con Mommo e Achille che si sono rispettati tantissimo. Intanto qui taglio curva per il pilota della Mercedes che ha sbagliato la staccata, anticipato l'ingresso in curva, probabilmente si è preso un piccolo avvertimento. Adesso ritorniamo su di loro perché c'è la zona DRS, c'è questo lino. Mommo è un indiavolato Achille Bevi che va all'esterno, va a prendere la posizione stile Sainz su Verstappen e va a prendere qui la prima Non è posizione, mica ma adesso finita, eh? non è Non è finita mica perché adesso finita, eh? Mommo va agli scarichi, ma attenzione anche che si sta godendo lì Giuliano Peppe, che bella gara che stiamo vedendo questo piccolo lino. In 5 addirittura, in 6 non ho capito quanti sono, 7 anche, sono 7 da Gambaro fino alla Achille Bevi, però qui dietro stanno aspettando invece Achille e Mommo, se li stanno dando ovviamente sportivamente parlando, bandiera gialla, c'è stato un contatto, Tartaruga, c'è stato un tartaruga. contatto, c'è stato un contatto, no, una Red Bull, Reggio, non ho capito se si è girato da solo, ha avuto un contatto, tutto materiale per te anche Giulio. Ci sarà intanto qui davanti, andiamo a vedere perché Mommo e Achille Bevi stanno ancora cercando di capire chi vuole diventare leader momentaneamente di questo Gran Premio di Melbourne, che bella partenza. Ah, bellissima. Noto che si è creato un distacco enorme tra i primi 7 sono scappati, poi ci sono 3 secondi e 6 da Paul, che molto probabilmente ci sono dati tanto tanto fastidio dietro, perché hanno perso il treno praticamente di Gambaro e sarà duro rientrare, perché quelli davanti sono tutti in DRS. No, ma più che altro è difficile capire che gruppetto devo guardare, perché ci sono due gruppetti, una bandiera gialla, che è girato Reggio di nuovo, da solo. Virtual, 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 c'è una Reggio ha rotto virtual. anche là, l'ha rotto. Attenzione, lascia passare per sportivamente Mirko, ma Reggio lo vedo in difficoltà clamorosa. Difficoltà. Reggio ha avuto quel problema alla partenza che Ma praticamente non è partito. non è che niente, niente, magari con un danno ha rotto il fondo? Probabile, magari fa fatica a rimanere in pista? Ah, boh, non lo Vado so. a Sì, supposizioni, ovviamente. certo, ovvio.
E Non te lo saprei dire. è ancora virtual, quindi non c'è la possibilità di far uscire una safety car momentaneamente, perché ha montato gomma dura, insomma, è una mano santa questa cosa. Davanti abbiamo sempre Achille Bevi, che è sempre più leader del Gran Premio, ma attenzione, c'è un mammo scatenato. Poi ci sono le due Red Bull, MP3 e MP6, che stanno cercando di guardare cosa fanno anche le due piloti della McLaren, dell'Aston Martin e dell'Antepacio, che è in uno spolvero clamoroso. Intanto è ripartito, no? Ancora no? C'è Adelantepacio che è in P4 con Mascherini in P5, ma Adelantepacio, rivederlo nelle prime posizioni fa piacere, Giulio, eh? Fa piacere Eh sì, veramente. molto, molto. Non l'abbiamo nominato, ma Polle in difficoltà? Beh, Polle in P8, però. No, ha fatto una gran bella partenza perché comunque partiva P11. Tanto Achille Bevi, Achille, penalità, drive-thru! drive-thru! È un colpo di scena! Colpo di scena clamoroso! Non ha rispettato la ripartenza! Non ha rispettato il delta e si va a prendere il drive-thru. E attenzione che cambia completamente il Gran Premio, perché adesso Mommo ha la possibilità. Infatti Achille Bevi neanche forza la Bravo Achille, difesa. Neanche forza la bravo. difesa. Ma adesso bisogna vedere cosa fanno anche gli altri piloti. Vediamo Gianluca Peppe se sfrutta questa situazione. Vediamo cosa fa, che cosa succede, perché vediamo adesso come si comporta i due ex compagni di scuderia. Gioiello Achille, ma è colpo di scena. E adesso mamma la possibilità di scappare, Giulio. Sì, perché comunque Achille non, cioè, vediamo se rientra Vediamo cosa fa. subito. Bravo, Lo fa subito, saggio, lo fa saggio, subito, lo fa saggio. subito. Giusto, giusto così, giusto così. Si è rovinato un po' la gara. A Eh sì. salvo imprevisti di qualche safety car, Achille Bevi per un piccolo delta si è buttato leggermente la gara. Perché dico leggermente? Perché insomma 29 giri sono veramente lunghi. Ne è iniziato adesso ora il settimo giro di questo campionato di Melbourne. E adesso leader è Mommo, che ha la possibilità adesso di cercare di levarsi dalle scatole il gruppetto. Non è facile, lo sappiamo, tre zone di DRS sono veramente tante. Ma insomma, con tutto il rispetto degli altri, Achille era una vera gatta da pelare per Mommo. Mattia Tu, Muro, Mattia Muro, Mattia clavò! Muro, Mamma mia, ragazzi, com'è volato! Mattia Mamma Muro. mia! Come è volato Mattia! Ho Mamma mia, l'ho visto, Go, ero in ciuffo! diretta. Ciuffo! Ma Mamma mia! Mamma mia! Era un bordo con Lillo, l'ho visto proprio Intanto partire sul Reggio Drive-Thru, ma podio. che sta Mamma succedendo, mia. ragazzi? Reggio Drive-Thru e penalità per ciuffo 10 secondi con contatto non so con chi. Mamma mia, ho visto Mattia volare. Porco Giuda. Scusate se rido così, raga, ma è incredibile, guarda. Io penso che nella realtà il pilota sarebbe morto. Oddio. Madonna, è una bella botta, eh? Mamma mia, povero Mattia, regà, andate a riprendere, porello, perché penso sarei rimasto stordito. Tanto andiamo a vedere che rientrano tutti in pit lane, andiamo a vedere come si comportano i piloti ora. Andiamo a vedere che gomme monteranno, sicuramente la bianca. Mamma mia, Simo, è bella, è così, è divertente, vai, vedere sta Formula 1 così è un po' divertente. Peccato per Mattia, giustamente starà bestemmiando in senso ovviamente metaforico, ma no. Così Tartaruga! rientra in gara anche Achille comunque. Rientra in gara anche Achille. Achille ringrazia ovviamente il volo di Neanderthal di RV Mattia. E intanto Tartaruga diventa leader del Gran Premio di Melbourne. Eh beh sì, era diciamo quasi obbligato perché comunque c'erano attaccati lui e Ciuffo, però così perderà ancora di più. Forse gli conveniva rientrare, Tartaruga. Tanto dice che Shark dice che praticamente la penalità di Ciuffo è un bug. Vedremo, manderà il video e poi anche lì Infatti, i perché giudici decideranno. adesso lì per lì ci sarà un po' l'RVL pieno di emozioni. Ci sarà da vedere già un bel po' di roba, insomma, a partire dalle qualifiche. Poi ci sono due o tre contatti abbastanza dubbi per quanto riguarda anche Reggio, che insomma inizio gara si è scontrato con una delle due Kick Sauber. Non ho capito se con Mirko o con Gabbo. Mo vediamo, insomma, perché da lì poi Reggio praticamente non ha più avuto la macchina stabile. No, non ha più avuto, molto probabilmente ho avuto un contatto che gli ha rotto anche leggermente l'ala posteriore o un po' il fondo. Ah, dice Shark, Però. dice che quando è rientrato in pista Mattia lo ha toccato e gli ha dato penalità. Vabbè, come diceva Giulio, insomma, con gli onboard poi si Però capirà Ciuffo aveva tutto. preso già 5 secondi prima, mi sa, eh.
Non vorrei dire perché comunque la penalità gliel'ha data prima Allora, che gli incidenti Mattia. vediamo se riesco a vedere direttore gara, se non mi si blocca come lo No, scorso l'ho già anno. visto io da avviso e poi gli dà subito 10 secondi. Allora, Paul, sì. Mannaggia, quindi. Adesso vado a rivedere una cosa, perché secondo me lui l'ha ripresa. Collisione grave con RV Mattia. Appena 10 secondi. Vabbè. Ah, da vedere, insomma, da vedere. Con gli onboard che ragazzi si capirà tutto. Intanto me mi dice che roba. Tanto Valerio dice che se lo sconta, non riesco a leggere, se lo Ascoltate sconta i in box. box non si può fare nulla, è vero. Ascoltate i box. È vero, e allora è peccato, 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 infatti non ce l'ha. Purtroppo non si può fare nulla e non si può mandare neanche un reclamo per togliergli per i 10 secondi, perché il gioco ovviamente se ti fa scontare le penalità direttamente il gioco, noi giudici della IRF, insomma, non si può fare nulla, Giulio. Confermo. No, no, perché Confermo. non. Andiamo a vedere la penalità invece, cioè il drive-thru ovviamente, Reggio, mamma mia, Reggio veramente una gara da dimenticare, peccato perché è una wild, ha avuto la possibilità stasera di giocare, se non sbaglio, oddio, se Nanni si riprende il prima possibile ovviamente, ma nel caso non dovesse riprendersi neanche per il prossimo Gran Premio, probabilmente o ruotano le wild, Giulio, no, io sono onesto. Cioè, ruotano, però dipende perché posso anche, siccome adesso stiamo parlando della mia squadra, potrei anche chiedere di prenotarlo finché il giorno rientra, capito? Allora, intanto che c'è Safety Car, tanto salutiamo anche Mug che ci ha scritto anche a Manu che come è stata la pole, dice che si è intanto Safety Car rientra in questo giro, dice che il Milan ha vinto, vabbè, siamo contenti, soprattutto che ha vinto a Madrid è clamoroso, vabbè, comunque. Allora, Tartaruga è leader del Gran Premio, adesso ci sarà a divertirsi perché Tartaruga e Giudap sono gli unici, insieme anche a Mirko, a non aver effettuato ancora un pit stop. Se non sbaglio, o l'hanno già fatto? No, non ancora, non No, non pare l'hanno ancora fatto. Beh, Momo e allora Beppe c'ha gomma bianca però. e Eccolo Tartaruga qui. invece ha gomma gialla e quindi vediamo. Cioè, Sono ripartiti. se Momo è scaltro che riesce subito a superarli, potrebbe avere un grandissimo vantaggio, eh. E infatti andiamo Momo non porta su di lui perché adesso Momo si fa vedere agli specchietti del suo boss, del suo ex compagno di squadra Giudap. Ricordiamoli che sono stati compagni di squadra in una scuderia 2 stagioni fa, se non sbaglio 2 stagioni fa, Giulio me lo confermi, 2 stagioni fa? Sì, giusto, In giusto. McLaren, sì. Sì. Andiamo a vedere già qualche lotta perché c'è proprio ecco, la medesima scuderia che ha nominato ora Giulio. McLaren contro Aston Martin, Macelleria contro Adelante Pocio. Andiamo in onboard su questi due piloti che si stanno giocando posizioni abbastanza importanti. Sono quinto e sesto, anche loro hanno già effettuato il pit stop e molto probabilmente la porteranno fino alla fine. Bella questa ripresa dove fa vedere praticamente tutti quanti. Andiamo a vedere davanti, intanto c'è stato l'ordine di scuderia di Achille Bevi di sorpassare il suo compagno di squadra Tommy. Andiamo a vedere davanti cosa succede qui. Intanto Paul è staccato di 1 secondo e mezzo. È ripartito, o è ripartito male, o ha avuto una piccola sbavatura. Fatto sta che non sfrutterà ora il DRS, salvo magari qualche imprevisto davanti dove magari ha la possibilità di riaccodarsi. Ma forse quello che diceva Danny è vero, che Paul forse è un po' in difficoltà, anche se ha fatto la partenza abbastanza buona, Giulio. Sì, ha fatto una buonissima partenza, però lo vedo faticare un po' sul passo gara. Potrebbe sfruttare il fatto che c'è un Tarta davanti che sicuramente farà un Attenzione, po' da infatti, tappo. attenzione, Giudappe dentro, Giudappe dentro all'esterno su Tarte, un Attenzione! bezzo, oh no, l'ha persa, l'ha muro, non ha rotto la macchina, safety car, safety car, safety car, Attenzione anche a Ciuffo, a momenti la perdeva. safety car, peccato, peccato per Giudappe, aveva fatto un sorpasso magistrale sul pilota della Ferrari Tartaruga e l'ha messa a muro. Lì trazionare più del dovuto è sempre un errore, Giulio. Quel punto lì soprattutto hai gomma bianca e hai gomma praticamente fredda, perché insomma portarla a temperatura dopo la safety car è veramente difficile. Fatto sta, soprattutto avendo una gomma hard come aveva Giudap, che doveva rientrare Rientrare, sì. e mettere
flap, l'ala nuova e non so se punterà a questo punto gomme medie. Adesso anche qua Tarta sicuramente rientrerà, perderà un po' di posizione anche se sta spingendo tanto per entrare in boxe, perché forse adesso gli è tendente, però Può giocare un po' gli è col tendente delta, andare adesso. sul negativo, perché tanto comunque in pit lane poi gli si... Ah, comunque non ho visto poi chi rientra in pit lane tagliando, ma insomma, qua sono rientrati praticamente tutti. Vediamo un po'. È il nostro buon caro Judap, che ahimè, porello, Peccato. deve rientrare e cambiare l'ala. Andiamo davanti, perché adesso Mommo diventa di nuovo leader del Gran Premio. Adesso ha la possibilità netta di portarla fino alla fine, perché il suo acerrimo nemico Achille è lì in P13, Gioiello che può appesirlo lì in P2, ma insomma Mommo sta più tranquillo perché sa che il pilota della Mercedes le poteva veramente dare tanto fastidio. Poi abbiamo Delante Pacio che è virtualmente sul podio, Mascelleria, Tano e attenzione al colpaccio Red Bull che sono P2 e P5. Abbiamo Polle che è risalito, eccolo qui Polle in P6, sta facendo la sua gara, ha detto, guidava con calma. Sta sfruttando anche gli errori di davanti di Achille Bevi, ha sfruttato anche insomma la safety car, bravo Paul. Poi c'è, abbiamo anche un, fammi vedere, ah no, beh, anche un, no, Mirko, no, Mirko non ancora fare la Tanto sosta. c'è il supporto anche della chat sul buon caro Giudap, da Nanni, Manuel. Insomma, che attenzione anche alle due Ferrari che comunque nonostante tutto non sono riuscite a risalire, eh. Ciuffo con la penalità e Tartaruga che ha dovuto rientrare e mettere gomma nuova, quindi abbiamo le due Sauber che sono risalite, P8 e P12 sono virtualmente in zona punti. E le Alpine P9 e P7, insomma, buona gara anche per loro. L'altra McLaren, peccato per Giudap e Reggio, abbiamo detto, insomma, sta facendo una fatica assurda il pilota della Alpine. Intanto qui si stanno giochicchiando giù da Pereggio. I ritirati sono Mattia e Pingu, ma il ritiro di Mattia è storia, veramente, ragazzi. È storia. In una vita reale, penso che sarebbe stato andarlo a raccogliere con il cucchiaino il povero Mattia. Mamma mia, ragazzi, veramente volato. Peccato, per Mattia, che stava facendo una gran bella gara, era lì nei punti, saldo, peccato, peccato Tanto per Mattia. Manuele dice se si fa top 10 tutte e due le McLaren faccio la benedizione. Manuel. Allora, io volevo dare anche un reel a Simo, ma ovviamente ho visto il sorpasso dall'inquadratura Beh, di... c'è stato, perché non so se lo il, beh, il, come si chiama, la lotta che c'è stata nei primi giri tra Achille e Sì, bella, Mommo, che è stata bellissima. sì. E pure il sorpasso che abbiamo visto pure lì al centro classifica. Altro gruppetto, adesso non ricordo bene chi. Ma pure il sorpasso di Giudap su Sì, Tartaruga è sì, stato bello, mo, a sì, sì. prescindere come è andato a finire, però sorpasso all'esterno è stato bello. E poi ci metterei nel reel anche il ritiro di Pingu sopra il senso ciò. Se Simo ce lo vuole mettere è bellissimo. Con tanto di risata. Tanto riparte il Gran Premio ora al giro 14, sta per iniziare, rientra ora la safety car, andiamo su Mommo. Allora, attenzione perché adesso si fa più seria, siamo praticamente nella fase centrale quasi di questo Gran Premio di Melbourne. È la RVL, ragazzi, sono solo sorprese questa categoria. Nulla è scontato, Giulio, nulla è scontato. No. Ogni tanto devo bere giù. Fai bene, fai bene. Adesso proprio che me l'hai ricordato, do una Un sorsetto. sbevicchiata anch'io, bravo, sì. Grappa, buonissimo. No, sto scherzando, non è vero. Donna. Allora, andiamo in onboard come facciamo sempre. Eccolo, è ripartito Cosa è ora. successo? Mascelleria, C'è stato. Adelante Adelante, è Pacio. partito benissimo. Mamma mia. Mamma mia, attenzione che non si può sorpassare prima della... Infatti, Ah, Paul attenzione prende per... Oh, mamma Paul. mia, cosa è successo? Ho visto un flap volare lì e l'Alpine di ADL.
Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, è successo un casino in ripartenza. Attenzione a DL che è lì al centro, mamma mia, attenzione cosa stiamo vedendo. A DL qui si rischia la Mercedes di Achille, anche Tommy, sbaglia la staccata. Vediamo cosa fa lì Achille, Achille con Lillo. Lillo e Achille si stanno indicando la decima e undicesima posizione, attenzione all'esterno. Mamma mia, contatto, no! No, Lillo, Lillo contatto con Achille, si sono agganciati due, si sono agganciati due. Adesso va a capire lì, adesso va a capire lì, adesso va a capire cosa è successo. Fatto sta che i due, qui Gioiello e Mommo sono praticamente da soli, addirittura 3 secondi staccati adelante, da 3 secondi netti dal duetto lì che sono Gioiello e Mommo. Mascelleria anche un secondo più staccato, si è spaccata completamente la gara. Con quella ripartenza della safety car, tutto è cominciato da una sbavatura di Adelante, no? Di chi era? Adelante? Adelante che deve essere ripartito, forse non, gli ha dato tipo sorpasso illecito, perché anche Mascelleria poi ha rallentato. DRS, tanto Lillo a muro! Vabbè, senz'altro davanti. Lillo a muro, rientra ADL, mamma mia ragazzi, cambia completamente, ricambia di nuovo il Gran Premio e adesso ci sarà un altro valzer di sostituzioni pneumatici, penso. Andiamo a vedere la situazione, tutti con gomma bianca, probabilmente metteranno gomma gialla, Giulio. Sì, a sto punto gomma nuova proprio. Gialla, se a 15 giri non penso che vanno a mettere la gomma rossa, perché rientrerà al 18esimo giro, avranno circa 11 giri ancora disponibili, quindi mamma mia, è da vedere il contatto lì, Achille, Lillo, da rivedere, c'è stato l'aggancio all'esterno lì Achille, all'interno Lillo, aggancio posteriore destro per Achille, anteriore sinistra per Lillo. DRS abilitato. DRS abilitato? Ma non era se era virtual, era. A me mi ha dato safety car. Anche io avevo letto safety car, sinceramente, però quando parlo. Vabbè, posto. No, ho letto male io, ragazzi. Giù è virtual. Ok. Io pensavo che era safety car. Dove? Io mi sembrava che era safety car, giuro. Anche me, che avevo visto. Ero convintissimo. Vabbè. Va bene, virtual. Oh, chiedo scusa. Là non cambia nulla. Là rimangono tutti con la gomma bianca. Fino alla fine del Gran Premio. Salvo altre safety car impreviste. Chiedo scusa, ragazzi. No, era virtual. No, ciuccia. Ok, grazie. No, ero convintissimo, raga. Chiedo scusa. Perché insomma, ritiro in pista. Io vado in automatico che è safety car. Non ho letto sopra. Quindi, comunque, torniamo al Gran Premio. Gioiello Peppe attaccato a Mommo. E adesso vediamo perché Mommo è l'unico. L'unico ostacolo che lo separa da lui e la vittoria è proprio il pilota della Red Bull, Gioiello Peppe. Attentissimo. Ciuccia ultimamente è arrabbiato, un po' nervoso, Ciuccia, si vede dai commenti. Ciucciotto. Grande. Attentissimo, soprattutto in questo campionato, perché i suoi piloti sono P2 e P5. E lo posso anche capire. Attenzione, perché adesso Gioiello può sfruttare subito il DRS. Vediamo cosa fa il pilota della Red Bull, che cerca, lo prende nel mirino. Rimane agli scarichi del pilota della Williams, Mommo. Attenzione come esce qui. Tanto ci è Gambale e Mirko. C'è stato un sorpasso lì fra il pilota della Aston Martin e la Kick Sauber. Attenzione anche a Mascelleria. Qui attenzione, c'è anche una lotta tra Mascelleria e delante voce. Andiamo a vedere cosa combinano qui dietro, perché ci sono anche altre lotte che sono molto interessanti. Achille Bevi su Mirko qui, staccatone qui del pilota della Sauber. Non ho capito bene se è stato Achille che è stato sorpassato da Mirko o si è difeso il pilota della Sauber. Fatto sta che sono in P9 e in P10 rispettivamente Mirko ed Achille Bevi. Attenzione in questa lotta serrata fra i piloti, c'è anche il Gambaro che si deve difendere. Bello questa inquadratura, doppio sorpasso subito dal pilota della Aston Martin Gambaro, ma ci poteva anche stare visto che lui soffriva allenamento. Attenzione, hanno rotto intanto qualcosa qui, ho visto che è partito qualcosa, non ho capito bene cosa, ho visto solamente pezzi volare. Ma sicuramente era il gioco. Staccatone! Bello, attenzione lì! Inchioda Mirko, inchioda male, c'è stato un contatto! No, okay, flap, Tommy ha rotto il flap. Ha sbagliato la staccata una Sauber e Tommy probabilmente è arrivato troppo lungo e l'ha toccato, Giulio. C'è sempre fasi molto concitate dopo una safety car, l'RVL. Comunque, mamma mia, raga, io faccio fatica a stare dietro. Non so a quale quella lotta qui. Intanto, mamma mia, attenzione qui.
Doppio sul posto, fate piano, raga, fate che questo è un punto bruttissimo. Attenzione alle due Sauber che sono attaccatissime. Attenzione perché c'è intanto l'ordine di scuderia tra Gabbo e Mirko, si sono praticamente passati. Attenzione anche lì dietro la McLaren di Giuseppe su Tartaruga. Bella lotta qui, ma Tartaruga si difende molto bene. Il pilota Fred Giuseppe che cerca di costruire un po' la sua gara. Mancano di 11 giri. 11 giri alla fine del Gran Premio, è ancora lunga Giulio, ancora lunga, eh. E intanto Gioiello Peppa ha preso la prima posizione, Giulio. Sì, c'è stato, era già un po' che se lo stavo studiando, Momo ero lì un bordo con loro. E però Momo è lì. Mascelleria anche rientra adesso, sta rientrando nel DRS, potrebbe essere sì. Una bella lotta tra tanto bandiera gialla settore 1, non ho capito bene, bandiera verde, non è successo nulla. Tommy box DL molto dietro. Intanto salutiamo in chat Sprega 86, ciao caro, buonasera anche a te. Allora, di giro 18 Gioiello e Momo. Intanto Achille Bemi prende 3 secondi di metà per taglio curva sicuramente. Quindi 3 secondi e altri secondi di penalità pesano veramente tanto per il problema Mercedes. Attenzione perché Momo è attaccato. Adelante su... No, Tano su Adelante. Attenzione perché anche qui c'è un'altra sfida. Red Bull... mamma mia, che taglio curva di Paul. Mamma mia, netto. E si è preso sicuramente un avvertimento pesante qui il pilota della Haas, che anche lui ci sta cercando di costruirsi la sua gara dopo quel fattaccio successo in Q2, con quel ritiro clamoroso in quella chicane tra virgolette maledetta. Andiamo davanti perché Momo è attaccatissimo a Gioiello, ma come diceva Giulio si è fatto anche vivo in questo piccolo parco giochi che sta cercando di programmare un vincitore di questa sera tra Momo e Gioiello Peppe. Mascelleria che è servito a loro insieme anche a Momo Gioiello, perché c'è stata una ripartenza clamorosa che ha fatto un casino, perché adelante poi, cioè, ragazzi, con quella ripartenza ha fatto veramente un buco assurdo, Giulio. Sì. Tre secondi penso però, difficilmente recuperabile. Però c'è stato, cioè, c'era anche Mascelleria in quello, e Mascelleria è riuscito subito a superare e si è messo sotto col ritmo e ha ripreso i due davanti. Tanto che io chiedo scusa, tanto veniamo Momo, perché Momo sta sorpassando Momo. Quasi contatto, mamma mia, quasi ruota a ruota tra i due. Io cerco di inquadrare anche quelli dietro, perché ho visto che anche la lotta fra Ciuffo e Gambor è molto interessante. Adesso cosa vediamo, perché anche ora ha il DRS, se non sbaglio, il pilota della Williams, quindi va a difendersi. Andiamo a vedere Momo e Ciuffo e Gambaro. Anche questa è una bellissima lotta, perché ci sono anche la Kick Sauber di Gambo, che è avvelenatissima, cerca di prendere tutta la scia il pilota della Sauber. Attenzione, ruota fra la Aston Martin, vediamo, prende l'esterno e va a prendere il sorpasso il pilota della Kick Sauber. Tanto c'è bandiera gialla, Giuseppe si è girato, va per Prati purtroppo, e niente, nulla da fare. Stava cercando di costruire la propria gara, non ce la fa il vostro buon carro Giuseppe. Andiamo davanti perché Momo sta cercando di difendersi da Gioiello Peppe, ma attenzione che è mascella. Si è fatta ancora più sotto, vediamo cosa sta succedendo. Vediamo perché Gioiello Peppe cerca di riprendere la prima posizione. Tanto Mascelleria saggiamente, e intanto voglio mettere la telemetria, perché è giusto, a pochi giri dalla fine è giusto mettere la telemetria, perché Mascelleria 98% di Hertz, Gioiello praticamente 27 e Momo 70, eh. Quindi Mascelleria è quello messo meglio di tutti. Ma sono attaccati, eh. Io penso che Mascelleria attaccherà, proverà a attaccare Gioiello. Mamma mia, rimaniamo in on board su Mascelleria per vedere la dinamica. Passa Beppe. Vediamo cosa succede, perché adesso non ha DRS Momo e si deve difendere anche la Mascelleria. Mascelleria che ha il DRS, ma sembra molto veloce il pilota della Williams sul rettilineo. Si difende bene, Giulio. Sì, molto, molto, si rivende bene. Sta facendo una gran bella lotta qua davanti. Io però... Mascelleria lo vedo un po' più impiccato, Anche se è quello messo meglio di Hertz, però lo vedo, fa qualche errorino, arriva un po' lunghi in staccata. Non lo so, io forse quello che vedo messo meglio a livello di velocità è Gioiello, però... Come dire, staccarsi in questa pista è praticamente impossibile. Tanto Cardu, Achille Bemi prende la posizione sul pilota dell'Alpine. Andiamo a vedere anche dietro, perché c'è Tartaruga che è attaccatissimo a Reggio, e Reggio è attaccatissimo a Gambaro.
Andiamo a vedere Andy Didono davanti perché Mommo è attaccato a Gioiello Peppe, anche a Mascelleria, a 3 secondi e 6, che comunque delante poi regge questo piccolo trenino dietro a lui, formato da Tano Legrea, che bolle, e poi più staccati ci sono Achille Bevi e Carlo Achille che sta cercando di recuperare questo Tartaruga, Gambaro, Gambaro a muro, Gambaro a muro, Reggio Gambaro a anche. muro, e Reggio ritirato. Reggio ritirato un po' più avanti, safety car. Stavolta è safety car. No, mi dà safety car a me. Virtual, a me da virtual safety car a me. Però esce la safety car in basso a destra, guarda. Però sta uscendo, a me da virtual e sta uscendo la safety car, sì. È clamoroso adesso. Vediamo se adesso è safety car, giusto? In teoria sì, perché la ferma il pallino giallo, C'è quindi. la safety car. E c'è stato il contatto tra Gambaro e va a capire chi. Gambaro che ha rotto completamente il flap destro. La perde! La perde di nuovo, mamma mia! Fabrizio rischia di fare il danno completo. Fabrizio rischia di Forse fare il danno completo. ha un danno più grosso allora. Probabilmente ha rotto il fondo. Mamma mia! Perché vedere per come l'ha persa. Intanto che è successo qui? Ah, no, no, niente, niente. C'è il valzer. Tanto Mommo rimane fuori. Attenzione che Mommo e Gioiello Mommo sono rimasti rimane. fuori, eh. Mommo e Gioiello rimangono fuori e attenzione Sì. anche a Tano e ad Achille. Attenzione perché monteranno la rossa dietro. Sono sicuro? E infatti, Giulio. Oddio, c'è una metà e metà, eh. Mamma che gara che vedremo, Giulio. L'unico. Allora, hanno Mamma mia. i primi quattro hanno gomma bianca, mentre Mascelleria è il primo con gomma rossa. Allora, praticamente c'è un bug del gioco che dice in alto a sinistra virtuale, ma in teoria è Virtual, safety sì, c'è la car. safety car, sì. Allora, ragazzi, preparatevi perché ne vedremo delle belle. Ve lo dico subito, perché davanti hanno gomma hard e usata, dietro hanno soft, media e nuova. E Mascelleria, che avendo un passo come Gioiello e Momo, Giulio, ha la La possibilità. possibilità di portare a casa un bel Ha la risultato, possibilità, ma devono stare attenti, perché qui sorpassare, soprattutto in trenino, non è semplice. eh. Però con gomma rossa nuova o anche già Attenzione! dei tre giri. Guardate com'è la situazione attuale, ragazzi, e guardate quanti giri mancano. Calcolando che ci saranno gli ultimi 4 giri sotto DRS, massimo 4/5. No, 4 giri, più o meno 4-5 giri sotto DRS. Ne vedremo delle belle, Giulio, ne vedremo delle belle. Io prevedo dei gran colpi di E scena, eh. infatti in chat stanno scrivendo che finale! Ma la cosa più bella è che davanti ci sono Mommo, Gioiello e Tano ed Achille, che hanno un passo buono, ma con gomma di mescola più dura e più È usata. Quindi, usata, però, eh sì. hanno un buon passo. Quindi non penso che si facciano sorpassare facilmente. E vedremo delle lotte molto belle e serrate. Attenzione a Mascelleria. Perché Mascelleria, secondo me, rispetto a tutti gli altri, è quello che ha più passo di tutti con gomma nuova. Mamma mia, che finale! Cuore per cuori deboli, scrivono. Ah, Vabbè, vedremo poi stasera. anche. Ma Achille poi potrebbe essere un attimino. Vediamo se sarà d'aiuto a quelli davanti o meno. Mamma Perché mia. Achille con anche i 3 secondi, bisogna vedere quanto resisterà a Mascelleria. Che bel finale, che bel finale. Valerio dice qui stasera chiudiamo la RVL. Che finale che vedremo. Anche perché insomma finora ci hanno fatto vedere che non ci sta, che la RVL non ci smentisce mai. È una categoria dove se le danno di santa ragione. Mamma mia. Non voglio caricarla io personalmente, Giovanni. Ma ragazzi, io commento quello che vedo. Di certo non è che vado ogni pilota a dire ragazzi stasera menatevi perché tocca fare spettacolo, no. Vi assicuro che ci stanno mettendo loro anima e cuore. E anche un pelo di pazzia, se vogliamo chiamarla così, Giulio, perché insomma ho visto sorpassi azzardati, però rispetto alla scorsa stagione, insomma, siamo ancora nel rispetto delle regole, eh. Bisogna essere onesti, la scorsa stagione era molto peggio a quest'ora, Giulio. Sì, vabbè, io è la prima che commento, quindi però vedendo anche le altre più o meno siamo su quella linea lì, eh? Non è che adesso vediamo. Io dico una cosa, ieri intanto safety car rientrano, ragazzi non perdiamoci questo finale. Dico solamente una cosa, ieri Ciucciarotella ha provato a ripartire con gomma hard e dietro aveva dei mostri sacri. Ha
Ragazzi, poi abbiamo visto Ciuccia Purello, che cosa gli è successo in ripartenza. Io non voglio dire che faranno tutti come Ciuccia Purello, ma ragazzi, qui davanti ci sono quattro piloti con gomma di 15 giri bianca. Dietro abbiamo tutto il restante con gomma nuova, soft e media nuova. Sta per ripartire. Allora il Gran Premio, inizio del 24esimo giro. Si alzano ora. E attenzione, andiamo, l'alziamo subito. Si aprono lì già a ventaglio. Un Alpine, vediamo qui cosa Macellari. Ripartito un po' male di nuovo. Adelante non riesce a ripartire bene. Quasi no. Contatto. Quasi contatto fra i due. Attenzione perché Macellari ha già preso il posto. Su Achille, bevi Macellari, è on fire. È partito già. Ha sorpassato il pilota della Mercedes. E dritto va a puntare gli altri tre. A gomma fresca, a gomma nuova. A fame di vittoria. Il pilota della McLaren. Andiamo davanti anche perché dietro. Dietro si stanno anche sorpassando, vi chiedo scusa se non vado dietro, ma qui c'è una lotta molto interessante. Andiamo a vedere perché adesso dell'antevoce avevi recuperato già quel piccolo gap di ritardo che aveva, perché insomma un secondo e uno dopo una curva mi sembrava un po' troppo. In ripartenza safety car è già la seconda che sbaglia. Mommo, Gioiello, Tano Leclerc e tutti gli altri a Macelleria. Macelleria a due decimi, è attaccatissimo, traziona molto meglio rispetto al pilota della Red Bull. Tano Leclerc è indiavolato. Macelleria, Giulio prende l'esterno, vediamo cosa fa, non vuole perdere tempo. Bello sorpasso, quasi inchiodando, e ha fatto una cosa Tano, mamma mia cosa ha fatto Tano. Tano ha evitato due danni in uno. Tano ha evitato due danni. Ha alzato bene, ha fatto bene. Ha fatto una cosa magistrale, Tano. Io sto attento perché Macelleria si è già messo terzo un'altra volta. Adesso possiamo anche il DRS. Attenzione, attenzione a questo trenino. Attenzione quanto a questo trenino. Macelleria, adesso c'è il DRS. Adesso c'è il DRS. C'è Macelleria che ha attaccato al pilota della Red Bull. Sa di avere più gomma. Lo sente, lo percepisce il pilota da McLaren. Davanti, Mommo si deve difendere. Ha praticamente quasi tutta la RVL attaccata alle calcagne. È indiavolata questa categoria. Ora bisogna fare i conti con le gomme. Bisogna stare attenti a trazionare. 17 giri sono tanti, Giulio, anche se gomma bianca, ma sono tanti 17 giri. Sono parecchi, poi davanti stanno spremendo anche Hers. Attenzione, Gioiello all'esterno, va a prendere la prima posizione, ma attenzione anche a Macelleria che non vuole perdere tempo. Ma sappiamo che gomma rossa non ha tanta vita in questo frangente. Attenzione, Penta all'interno, staccatore, e lo va a prendere, va a finire nel reel questo, ricordiamolo, giro 25, Giulio, giro 20, lo segniamo, giro 25, ci sono stati due sorpassi molto importanti. Macelleria e Gioiello, Mommo e Achille Bevi, Tano, stanno resistendo comunque, solo Macelleria ha avuto il coraggio di andare a prendere le prime posizioni. Lo fa adesso e lo prende, va direttamente a prendersi la leadership. Il pilota della McLaren diventa leader del Gran Premio di Melbourne. Macelleria, adesso c'è Gioiello, Mommo e Achille che devono fare i conti con i piloti dietro. Attenzione anche da dietro c'è bandiera gialla, Tartaruga, che cosa è successo? Tartaruga e Paul dovrebbero aver fatto forse qualche un piccolo battibecco, però niente di che, perché comunque non hanno perso assolutamente tempo. Comunque ragazzi, Macelleria sta salutando la concorrenza. Sta scappando un secondo e due, Macelleria ha un passo clamoroso, ragazzi. Sta sfruttando appieno la decisione che a mio parere è sbagliata. Intanto doppio sorpasso, Cardo e Tano, Ciuffo e Gabbo. Beh, bella la gara, ragazzi. Attenzione qui che prende un po' male Ciuffo questa chicane, rischia di sbinnarla ma riesce a recuperarla in tempo il pilota della Ferrari, che comunque nonostante tutto giro, dato lì sorpasso, tanto che è successo, Macelleria ritirato e non è uscito niente, né virtuale né niente. Colpo di scena clamoroso. Ah, questo non me l'aspettavo. Come mamma mia, si è fatto prendere dall'emozione. Si è fatto prendere dall'emozione, non ci credo. Ora possiamo dire che tutta la RVL è andata a punti, quello lo possiamo dire. 5 ritirati sono veramente tanti, e ci sono addirittura tre ritirati di livello, Giulio. Sì Lillo, Macelleria, Mattia, anche Pingu, mamma mia. Intanto vedo un Aston Martin ferma lì in mezzo. È Gambaro.
Ah, è Gamero a muro Gamero. Attenzione, cioè, vabbè, Dice che tanto. stanno arrivando, No, no, vabbè, tanto, mamma mia, oh, che mamma bello. mia, Vabbè, ma... sono dici, Mamma mia. Vabbè, ma tanto penso Fabrizio sia... Tanto è a punti comunque Fabrizio, quindi se finisce la gara comunque è a punti. Andiamo perché, scusa, ma Gioiello è davanti, Gioiello è davanti. E Mommo è più attaccato. Attenzione a Cardo perché c'è gomma nuova. Tanto c'è bandiera gialla, ma è sempre, sì, è sempre Fabrizio. Fabrizio che va piano, ma attenzione che potrebbe fare... Se va piano così rischia di far uscire anche una virtual, eh. Attenzione. Ecco, adesso ha ripreso la bandiera verde. Giro 28, è il penultimo giro, Giulio, è il penultimo giro. Il penultimo giro. Mamma mia che gara, attenzione anche lì perché Mommo c'è Achille dentro, Bevi. Mommo. Va dentro il pilota della Williams, va a prendere così la prima posizione. Ricordiamo che Achille ha 3 secondi di penalità da scontare. E attenzione anche a fine gara che arriverà sicuramente qualche penalità, chissà chi la prenderà. Qualche reclamo, Achille staccatone quasi a toccare il fondo del pilota della Red Bull Gioiello. Tutti attaccati, Giulio, tutti. Da Tutti, Tommy fino a tutti. Mommo, da Tommy fino a Mommo sono tutti attaccati. Qua Achille con quei 3 secondi rischia di finire molto indietro, nella classifica. Assolutamente, assolutamente. Gli pesano veramente tanto. Tanto c'è la bandiera gialla, non ho capito. No, è sempre Sempre Fabri, Fabrizio. È sempre sempre Fabri. Fabri, ok. Tanto un po' più staccato Giudap. Attenzione a Gioiello, che è sempre lì attaccato. Achille che vuole fare. Oh, cosa fa Achille? Mamma mia, attaccato. Non fare pazzia, Achille. Perché tanto a 3 secondi sai che va molto giù. Ma no, non ci pensa lui. Va all'esterno di Gioiello Peppe. Prende l'esterno. Cosa fa? Staccatone del pilota della Red Bull. Comunque c'è rispetto. Cercano di non fare danni. Tanto li ho visto due auto andare fuori. Gabbo e Tartaruga. Non ho capito bene cosa è successo. Tommy e P10. Attenzione, le due Kicksauber. Che stanno indicando tamponamento di Tommy. Tamponamento di Tommy sulla Sauber di Gabbo. Attenzione che ho visto spinare la Tartaruga che cerca di prendere la posizione sul pilota della Mercedes. Inizia così. L'ultimo giro, Giulio. L'ultimo giro. Non ce la fanno più questi ragazzi che vogliono finire questo Gran Premio. Ma dopo due safety car, dopo ritiri clamorosi, cosa fa Achille? Cosa fa Achille? Cosa fa Achille all'esterno? All'esterno tenta il sorpasso di cattiveria. Mamma mia, cattivo, spinnandola un po' così, un po' Tokyo Drift, la tiene e tiene la terza posizione. Andiamo giù dietro perché sta cercando di scappare adesso Mommo. Mommo sta cercando di scappare, cerca di tenere il passo. Mamma mia, ragazzi, così ci fa venire la tachicardia comunque. Ci fate impazzire, ci fate impazzire. Achille indemoniato, ma attenzione a Cardu. Cardu, ruota, 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 quasi contatto. No, qua è contatto, No, vabbè. Tano Legrec è ritirato. Tane. Tano Legrec è ritirato, ragazzi. Io ho visto. Cosa è Ma che... successo? Mamma mia! Cosa? No, regà. Così mi fate diventare matto, regà. Attenzione, il Cosa? ciuffo è terzo. Cosa ho detto all'inizio? Il ciuffo è terzo. No, io non ci voglio credere. Mammo, fa l'ultima curva. E in Attenzione, foto attenzione, finisce. attenzione, sotto Foto finish, finisce. Foto finisce. Gioiello. Gioiello. Cosa fa Gioiello? Al foto finish. Non c'ho più la voce. L'anima degli mortangoli vostri. Non c'ho più la voce. Cosa ho visto? Cosa ho visto, ragazzi? Ma non può essere. Non può essere al foto finish. Non può essere. Non può essere, ragazzi, ogni volta l'RVL è così, ma io a fine stagione non ci arrivo giù. Io a fine stagione così non ci arrivo. Mamma mia, è da rivedere un bel po' di cose, Giulio. È da rivedere, ma quella la lotta finale fra Gioiello e Mom è clamorosa. Mamma mia. Troppi contatti, raga. Io e Giulio, che possiamo dire giù? Che ne so? La classica RVL. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Peccato perché i contatti hanno. Perché poi ho visto un momento dove è stato tirato tipo quattro macchine in mezzo alla strada, Giulio. In mezzo alla corsia. Uno ha fatto uno slalom cremoso. Non ho capito chi ha fatto slalom. Non so se ha capito se è stato Gambaro. Non ho capito chi. Mamma mia.
Io ho capito ben poco del finale, ragazzi. Fatto sta che Mommo si porta a casa al giro veloce, ma con la seconda posizione. Gioiello ha fatto una cosa magistrale, prendendo per 84 millesimi la vittoria. Andiamo a vedere tutto quanto fino alla P15, che ci sono i punti. C'è Gambaro che è praticamente riuscito a dare appunti, nonostante la parte finale un po' così travagliata per lui. I ritirati sono Mascelleria, che è clamoroso, Mascelleria. Reggio, Lillo, Mattia e Pingu. Da vedere tante, tante cose. Da vedere, da rivedere tante cose. Gara a livello spettacolare ci può anche stare, ma ragazzi, la RVL sembra. Non ho più commenti, onestamente, per questa categoria. In chat dicono grande Ferrari. Diciamo che chi è arrivato davanti è stato bravo a evitare i danni, perché sembra che ogni volta a fine live dico sempre le stesse cose, Giulio, lo sai? Non so che dire, perché comunque a podio Mommo, Ciuffo e Gioiello. Li aspettiamo in chat. Ecco Ciuffo. Bello al photo finish, è stato molto bello. Mi ha ricordato un po' Ciuffo e Mommo. Aspettiamo anche Gioiello e Mommo. Ciao Kevin. Ciao ragazzi, noi ci Io. vediamo, dove ci sentiamo dopo il pub, Tu l'hai vista la qualifica? Hai visto dove piangere, sono partito? sì certo, ma ho anche detto una Ok. cosa, intero, ho detto anche una cosa però molto interessante, tu hai Ciuffo, beh però Ciuffo lo conosciamo, tanto strike, fatti tac. Vabbè, ma finché facciamo gli autoscontri. Allora, aspettiamo, ma tanto lui è arrivato terzo, possiamo anche fare l'intervista subito a lui, dai. Allora, no, ecco Mommo. Allora, intanto, allora Kevin, io personalmente faccio fatica a commentare di nuovo l'ennesima tragedia che abbiamo visto stasera, tutto dopo la ripartenza vertical. Ce l'avevamo un po' pronosticati, anche in chat abbiamo detto ne vedremo delle belle nel finale e le abbiamo viste. Però insomma, Kevin, hai saputo sfruttare quello che è successo davanti, partivi molto dietro insieme a Ping e insieme a Paul. Però dai, alla fine un terzo posizione che penso che, nonostante, visto come si era messa la qualifica, è oro. Sì, oro, oro. Io sono Oro contentissimo di colato. questo. Io sono contentissimo di questa terza posizione. Contentissimo. Non avrei mai immaginato arrivare terzo. Mai. Beh, diciamo che per quello che si è visto stasera, io penso che sarà un'incognita. Guarda, l'unica cosa certa è vedere Gioiello e Mommo alla fine, perché il resto, insomma, era tutto completamente un'incognita. Quindi è iniziato tutto, secondo me, con quella ripartenza da safety car. Da lì è cambiata completamente la gara. Però dai, terza posizione, sei stato costante, ma insomma, il posto gara sappiamo che la Haas quest'anno vuole, non dico vincere il costruttori, ma penso che sia l'obiettivo quello, dai. Sì. Comunque non Asse, Ferrari. Ho detto l'As? C'ha Sì. ragione, lo sai perché ho detto Poi l'As? No, molto probabilmente anche la Asse vorrà lo vincere il sai perché ho detto costruttori. l'As? Perché tu stavi in As la scorsa Io stagione stavo in comunque. Asse. Sì. No, c'ha ragione, metti la Ferrari, avete ragione. Vabbè, raga, mi dovete capire, abbiate fede perché sono un po' scombussolato dopo quello che ho visto, Cristo. Vabbè, comunque, Giulio, domande per Kevin? Beh, domande per Kevin, cosa dobbiamo fare? Ci eravamo prima, 10 minuti prima della gara, non ci vediamo sicuramente, poi io invece lo so perché lo conosciamo dall'anno scorso, bene bene, no, che lui qualifica, zoppica un pochettino, ma poi in gara riesce sempre a un attimino, un pochettino, beh, forse in questa qui non è che aveva la velocità per il podio, però ha saputo sfruttare al meglio quello che gli è successo davanti e comunque... Podio, a mio avviso, comunque meritato. Sì, diciamo che se non ci fossero stati i contatti, più o meno saremmo stati intorno alla decima posizione stasera, sono Vabbè, ma qui sincero. è di è di allora, se sono zone 3, zone Qui DRS, è difficile scappare. esatto, con il Ma iso DRS tutti uno dietro l'altro, abbiamo visto anche che i ragazzi con le gomme più fresche non riuscivano a sorpassare davanti quelli con l'hard da 20 giri. Se sei tutto in trenino col DRS è difficile. Qui è difficilissimo.
È tosta, è tosta. Vabbè, comunque dai, complimenti perché comunque la terza posizione è tanto di cappello, neanche come tanto trovato Gioiello Peppe. Va bene, Ragazzi, passiamo. buonasera. Ciao Gioiello. Allora, passiamo. Grazie Kevin, ovviamente, grazie a te. Grazie, grazie veramente. Passiamo al pilota che stasera praticamente per 80 millesimi si è visto soffiare la vittoria. Io penso che lì è un déjà vu di quello che è successo con Kevin la scorsa stagione. Però, Mommo, ti sei divertito e sicuramente te ne sei scampato. Intanto sento un casino, non so che chi è. È un casino? Sento, ok. E, Mommo, che gara però che è stata divertente pure con Achille, belle lotte. Poi Achille ha preso il dive through, quindi praticamente non l'hai più visto. E è lì che è entrato in gioco Gioiello Peppe. Buonasera a tutti intanto. No, gara bella, divertente, tesa dall'inizio alla fine, ma come era prevedibile. Difficile scarbar via, soprattutto poi io solitamente sono sempre un pochino più carico, quindi è difficile andare via con 3 punti di RS. E niente, peccato, faccio i complimenti a Gioiello. Riusciva a trazionare molto bene l'ultima curva, io già l'avevo visto nei giri precedenti che non riuscivo a passarlo prima del traguardo, quindi in volata non ce l'avrei fatta. Ho provato ad uscire un pochino meglio, ma l'ho leggermente sbinnata e quindi ho perso lo spunto, diciamo, sull'ultima curva e mi ha rubato la vittoria per 80 millesimi, ma è meritata anche per lui perché era molto veloce stasera. Complimenti a Ciuffo perché da dietro è risalito fino al podio. E non so, poi non so che cosa è successo dietro, perché io ogni volta che iniziavamo a prendere passo entrava una virtual o una Sì, safety, quindi non lo so. grazie per i Beh, complimenti, mamma. No, ma figurati, meritati. mi sono divertito tantissimo, bellissima battaglia. Comunque, Bellissimo, bravissimo comunque, anche tu, ma. grazie. comunque, complimenti a Mommo perché insomma sei quello che deve cercare di vincere il titolo di nuovo e lo devi difendere il titolo, quindi hai tutto il diritto e dovere di fare queste gare. E te la dico lì, hai evitato il dramma più totale, quello che è successo dietro, perché sicuramente l'hai visto negli specchietti, ma è successo completamente di tutto dietro. Io adesso non so se te Gioiello Ciuffo probabilmente No, l'ha neanche visto. io ho visto, Ma no, ragazzi, quello che è neanche successo dietro è qualcosa di veramente apocalittico. Infatti, ci sarà da discutere anche stasera. Intanto, giustamente, lei dice: un abbraccio a te che devi commentare ogni volta questo schifo. Vabbè, però, alla fine, schifo, però, sì, fammi anche belle lotte. Però, ragazzi, alla veramente, certe fine, credo cose. solo l'ultimo giro è stato così, perché poi per il resto non No, so chi sia più o stato. meno, più o No, meno. no, Non è così. ah, ok. Vabbè, Allora, stavamo là davanti, ma. quindi No, non infatti non mi sapevamo sono che reso conto di succedeva. nulla, sinceramente, perché fortunatamente sono stato sempre tra le prime 3 posizioni, quindi non mi sono reso conto di nulla. Sì. Va bene, comunque Giulio, domande per Mommo? No, una sola. Quanto ti rosica aver perso sul traguardo? Allora, guarda, paradossalmente meno di quanto tu possa pensare o tutti gli altri, perché dopo 2 gare stortissime, dove comunque potevo andare tranquillamente nelle prime 5 posizioni, questo è un risultato più che positivo, per rientrare, diciamo, a regime, diciamo, ecco, via, per provare a rientrare a regime, quindi mi accontento del secondo posto. Perfetto, belle Bravo, parole. bravo veramente a Mommo, ti faccio i complimenti ancora Grazie. Mommo, veramente bravo e io volevo fare i complimenti adesso alla scuderia che è riuscita a portare alla vittoria la Red Bull, il nostro Gioiello Peppe, perché insomma io, Giulio, lo dicevo già dalle qualifiche, vedo il Red Bull in forma stasera, sia Tano che Gioiello, sempre in top 5 nelle qualifiche, tutte e due in Q3, ma la gara pure si sono comportati molto bene. Gioiello Peppe. Sì. Peppe, ti chiamo. È stato bello averti scudire la scorsa stagione. Sicuramente Ciuccio ha voluto ripuntare su di voi entrambi. Dopo una partenza un po' falsa di questa stagione, stasera vi siete rifatti e ti sei tolto una soddisfazione di prendere 80 millesimi al campione del mondo. Al rettilineo. Ah, bello. Allora, è stata una gara bellissima e durissima. Mi sono alzato dalla postazione che se,
sono entrato in party dopo un po' perché mi dovevo riprendere, che avevo la maglia sudata. Ho fatto una fatica assurda perché è veramente stata una gara durissima, bellissima. E io direi solo una cosa, dopo viste le prime due gare, Gioiello is back. Stop. Ah, È attenzione, tornato. la butta lì, attenzione, magari si candida per le prime posizioni il pilota della Red Bull. Beh, sicuramente sarà No, devo dire la contento. verità, quest'anno ho tolto la trazione totalmente perché avevo medio l'anno scorso e quindi le prime gare ho fatto molta fatica, devo dire, devo essere sincero. Quest'anno è cambiata la regola in RVL che era obbligatorio senza trazione e quindi le Ah, è prime vero. gare ho fatto un po' di, diciamo, rodaggio, va. È vero, c'ha ragione Alessio Peppe. Ieri ha vinto anche Chagod. Quindi Sì. è un 2 su 2 Red Bull. Sempre all'ultimo No, giro, sì. su Manuel. Non proprio così, però diciamo all'ultimo giro, sì. No, ma anche Mom è Grande stato molto corretto, comunque correttissimo. Un po' meno Achille, che si è inserito nella lotta, però è arrivato un po' troppo L'abbiamo agitato, eh. Visto in live. Io e Giulio ce ne siamo talmente resi conto, È nonostante spunto anche un po' fuori a un certo punto, nell'ultimo giro. aveva 3 Ho detto, ma secondi chi di cazzo sta penalità. camminando? Infatti. Aveva 3 secondi di penalità, infatti non avevamo capito perché di spingere così tanto. Vabbè, insomma, tutte queste cose No, poi vabbè. in separata sede da chiederglielo, sono curioso anch'io. Sì. Vabbè, comunque, Però Giulio. sì, no, qui mi sono trovato da subito bene, anche con l'assetto, ho trovato l'assetto giusto, sono riuscito con la pausa a provare un po' di più, ad Ah. abituarmi bene. Andavo bene, sì, andavo molto bene. Allora, mi fanno una richiesta in chat, però devi essere onesto. Se in Q2, la parte finale del Q2 uscendo dalla pit lane, hai tagliato la pit lane. Ti risulta? Me lo stanno chiedendo, perché probabilmente è stato ripreso in live, io non me ne sono reso conto, ce l'hanno fatto rendere conto in chat. Mo se ti viene in mente, se no non fa In niente, ma sicuramente qualifica. sì, in Q2. Era più o meno la fase Uscendo o finale. entrando? Uscendo. In entrata, scusa, Non mi ricordo. in entrata, dicono. Non mi ricordo. È difficile. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Tanto sicuramente te lo chiederanno poi dopo. Va bene, domande per il nostro campioncino di stasera, Giulio? No, no, gli faccio i complimenti che ha fatto una gran bella gara, lotta con Mommo molto, molto pulita, bravo a sfruttare soprattutto l'uscita non felicissima di Mommo all'ultima curva e a portare a casa una gran bella vittoria. Bravo. Andate a risentire Arrivo, perché da lì mi sono partite le corde vocali, raga. Io te l'ho detto sempre, anche non è che perché sono di parte, l'anno scorso era il mio capo, quest'anno no, ma come telecronista sei il top dell'IRSA, senza offendere gli altri, ma l'emozione, Manzini ti fa un baffo, diciamo. Vabbè, sì, boom. Sì. No, vabbè, magari lavora a Sky, ma non so, tipo, anche perché ogni tanto sbaglio a parlare, quindi. Comunque, no, ti ringrazio, Peppe, sei un amico, però l'unica cosa che mi ha rovinato un po' il finale, ecco, dicevo, perché è stato un finale veramente epico. L'unica cosa che mi ha rovinato il finale è quel disastro che è successo prima della fine del secondo settore, raga. Là, praticamente se ne hanno parcheggiati in mezzo. È successo un casino. Quindi, va bene, dai, e poi Sì, vabbè, questo. l'ultimo giro è stato così, cioè io stavo cercando di risparmiare Hertz per arrivare all'ultimo DRS e superare lì Mommo, perché poi non c'era più speranza, diciamo. Mamma mia. E sono arrivato un po' lontano perché con Achille ho avuto quei contattini con Achille, e quindi ero un po' lontano. Achille Mi ha avuto sono riavvicinato contatti. tantissimo, ho detto all'unico punto posso provare uscendo dall'ultima curva perché trazionavo un po' meglio, già avevo visto altre volte a Mommo, più ovviamente anche il DRS, però ho detto è l'ultima proprio spiaggia, quasi non ci credevo neanche io, ho detto provo solo lì e basta e poi è andata bene, è stata una bella vittoria. Dai, no, meritata, io sono contento veramente perché, insomma, dopo tanti sacrifici una vittoria fa sempre morale. Allora, io vado a chiudere, ringrazio ovviamente Giulio di essere ritornato con me al commento, Giù, grazie davvero.
Giulio, Giulio ci sei? Giulio, 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 Ero mutato, ero mutato, scusa. grande, Sì, grazie a te, grazie grazie davvero a te, grazie a tutti ragazzi per aver visto questa ennesima gara entusiasmante, anche tra virgolette un po' scempiante, però insomma tutto materiale per i giudici che vedranno poi in separata sede. L'appuntamento ovviamente per finire la settimana di Melbourne è domani con l'RWS, altra entusiasmante gara per i piloti, per i piccoli piloti della IRF. E per quanto riguarda la RVL, l'appuntamento è martedì prossimo. Andiamo in terra giapponese, se non sbaglio, giusto? Eh sì. Giappone, andiamo in Giappone, ragazzi. Lì è altre pista dove praticamente sorpassare, non dico che è impossibile, ma siamo lì. L'RVL no, non ci dà queste cose, sensazioni. L'RVL si sorpassa anche in curve dove. Chi è che diceva la cosa? Tutte le curve sono buone per sorpassare. Non esistono curve in cui non Senna, si. è Senna, Mamma, come cioè, diceva regala. Senna. Se lo diceva Senna. Grazie ragazzi, buonanotte a tutti, alla prossima. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.